Generalità. E sono nato a Palermo l'84 del 64. Va bene. Signor Spatuzza, allora lei viene sentito ai sensi dell'articolo 210 del codice di procedura penale, quindi lei sa che in questa veste può, viene sentito con il suo difensore, la presenza del suo difensore, può rispondere o può avvalersi della facoltà di non rispondere. Cosa intende fare? Intendo rispondere. Intende rispondere. Va bene, le verranno quindi rivolte intanto le domande dal pubblico ministero. Prego. Spatuzza, mi sente? Sono il dottore Lombardo. Buongiorno, dottor Lombardo, la sento. Buongiorno. Io le chiedo di ricostruire in sintesi il suo percorso criminale, ovviamente soffermandosi su quelli che sono stati gli episodi di maggior rilievo che lei ha vissuto nella sua precedente vita, e di spiegarci per quale motivo ad un certo punto lei decide di collaborare con la giustizia. E allora, io siamo sul finire degli anni 70, che all'epoca conobbe la famiglia Graviano, nello specifico Michele Graviano, tutta la famiglia con i fratelli Graviano, Benedetto, Filippo e Giuseppe. Sì. Da questa amicizia, che poi la chiameremo fratellanza, si rafforza sempre di più nel corso degli anni. Negli anni 80 poi inizia la guerra di mafia, che ha coinvolto un po' anche la famiglia di Brancaccio, e vengo io incaricato da Giuseppe Graviano di seguire un po' tutto quello che erano i scappati, cioè tutti quelli riconducibili a Totuccio Contorno e quant'altro. Sì. Quindi do il mio consenso e mi sono adoperato, io mi sono messo a disposizione della famiglia Graviano. Poi agli anni a venire di lì il mio ruolo si va un po' più approfondendo, a tal punto che poi negli anni 90 mi occupo di un po' di contrabbando di sigarette, tutto quello che riguardava la famiglia mafiosa di Brancaccio. Dopo l'arresto sono stato purtroppo protagonista di molti eventi delittuosi, di cui tantissimi omicidi. Ci può indicare quelli che ricorda oggi? Sì, tutti quelli riconducibili alla, a Totuccio Contorno. Stiamo parlando del collaboratore di giustizia, vero? Sì, esatto. E alcune ladruncole del quartiere di Brancaccio. Quindi quando arriviamo noi nel 93, diciamo che mi è stato dato a me quello che sia l'impegno di recuperare esplosivo, perché poi sono stato coinvolto purtroppo in tutte le stragi, da Capaci, di cui Via D'Amelio, la strage di Via Fauro, Firenze, le stragi di Roma, San Giovanni al Velabro, San Giovanni Laterale e San Giorgio al Velabro, forse la intende. Sì, esatto. Il fallito attentato all'Olimpico, l'attentato quello di Milano, l'attentato fallito a Totuccio Contorno, di cui ho riportato già condanne per tutti gli attentati, purtroppo. Quindi lei è stato condannato in via definitiva per tutti questi episodi stragisti? Sì, esatto, più gli omicidi di cui avevo menzionato all'inizio. Fermiamoci un attimo, Spatuzza, e spieghiamo meglio come nasce il suo rapporto con i fratelli Graviano, e soprattutto se lei entra in contatto con loro da uomo d'onore, quindi da combinato, o in una veste diversa. No, il mio rapporto è quello, come ho detto all'inizio, di amicizia, che poi sarà un'amicizia fraterna, tra cui diciamo che quegli anni, stiamo parlando degli anni 70, era scomparso mio fratello Salvatore. Con il metodo della lupara bianca non si è più trovato.
Quindi diciamo che poi il mio istinto, un po' per vendicare a mio fratello, mi sono avvicinato a questa famiglia mafiosa. Chi era il Graviano all'epoca? E quale territorio controllavano? E soprattutto chi era il vertice della famiglia? Ma possiamo dire che negli anni, se noi parliamo negli anni 80, diciamo che per quello che io vedevo come figura carismatica era Benedetto Graviano. Poi negli anni successivi un po' ho visto la figura più emergente, quella di Filippo Graviano. Sì. E poi la figura quella che, di cui sono entrato più in contatto su fatti delettuosi, per me, diciamo, posso dire che il mio referente, il mio Giuseppe Gravi, il mio capo, nemmeno la vorrei dire questa parola, comunque il mio referente, il mio capo, così la possiamo dire, era Giuseppe Graviano. Giuseppe Graviano, anche perché, mi scusi, sì, prego, sì, anche perché prego, prego. A loro gli avevano ucciso il padre, Michele Graviano, un po' questa cosa noi la era riconducibile sia alla scomparsa di mio fratello sia all'uccisione di Michele Graviano, a tutto ciò contorno. Per questo i nostri rapporti, le nostre strade poi si sono uniti in un unico obiettivo, quello di uccidere Salvatore Contorno. Senta, nel momento in cui lei inizia a operare le dipendenze di Giuseppe Graviano, come ha detto poco fa, Giuseppe Graviano che ruolo ha nel panorama criminale siciliano e palermitano in particolare? Ho detto che negli anni successivi, ad esempio, io provo a Giuseppe Graviano come capo, stiamo parlando noi nell'87-90, aspetti, mi scusi, 88-89, perché Benedetto era in carcere, Filippo era anche in carcere, quindi diciamo che la figura emergente come capo era Giuseppe Graviano. Sì. Questo capo della sua famiglia, capo di un territorio che faceva riferimento a loro? Esatto, come capo persona con cui mi rapportavo io, diciamo che era Giuseppe Graviano, della famiglia di Brancaccio, che poi parliamo come territorio del mandamento di Brancaccio, colleghiamo noi Ciaculli, Corso de Mille, Roccella e Brancaccio. Quindi a quell'epoca c'era anche Giuseppe Lucchese, persona di cui prendevo anche ordine, però il mio referente, il mio punto di riferimento era come famiglia di Brancaccio, nello specifico Giuseppe Graviano era il responsabile. Quindi lei inizia a operare eseguendo gli ordini di Giuseppe Graviano, non essendo ancora combinato in Cosa Nostra. Esatto, però già diciamo che purtroppo avevo delle mansioni un po' pesantucci, se così possiamo dire, nella gerarchia mafiosa. Ad esempio, di solito quando si addescano un ragazzetto si iniziano a fare delle piccole cose. Disgraziatamente io, nel primo approccio che ho avuto con Cosa Nostra, il mio primo impegno che mi è stato dato era quello di stanare un po' i scappati, quindi essere responsabile in un vario titolo anche leggero, ma di omicidi. Questo era compatibile? Però non ero combinato. Sì. Però dico non ero combinato. Non era combinato. Dico, questo era compatibile, quindi non essere combinato era compatibile con un incarico così importante come quello che lei ha avuto? Compatibile in un certo modo, nel senso che fin quando io mi muovevo nel territorio, nel mandamento di Brancaccio, diciamo che la cosa poteva passare inosservata. Il problema quando si pone in momenti in cui c'è l'arresto di Nino Mangano, che mi si dà la gestione come del capo famiglia di Brancaccio e capo mandamento. Io non ero combinato, quindi con Matteo Messina Denaro, all'epoca con Brusca, hanno deciso di combinarmi perché mi dovevano dare a me la reggenza della famiglia di Brancaccio e il mandamento che collega le quattro famiglie. Stiamo parlando negli anni 95 questo avvenne. E allora mi spieghi bene, quindi fino a quando lei ha le dipendenze di Giuseppe Graviano,
agisce come uomo De Graviano di Cosa Nostra pur non essendo combinato, è così? È così, esatto, sempre nel territorio, nel mandamento di Brancaccio. Perfetto. Ad un certo punto Giuseppe e Filippo Graviano vengono arrestati, no? A Milano. Sì, esatto. Viene data la reggenza a Nino Mangano, della famiglia di Roccella. Sì. Nino Mangano chi era fino all'arresto di Graviano? Nino Mangano fino all'arresto di Graviano, possiamo dire prima dell'arresto di Graviano, possiamo dire che era si diceva che il responsabile di Roccella era il dottor Guttadauro. Sì. Giuseppe Guttadauro. Però io mi rapportavo sempre con Nino Mangano, quindi vedevo più a lui come responsabile della famiglia di Roccella che il dottor Guttadauro. Quindi Mangano era già un soggetto importante all'interno del mandamento. Sì, tant'è che sì, perché lo possiamo considerare un capofamiglia, però negli anni successivi poi gli è stata data la reggenza del mandamento, di cui il territorio di Brancaccio viene gestito anche da lui, perché rientra nel mandamento. A quel punto il mandamento non è più Brancaccio, ma è Costo dei Mille Roccelli. E questo avviene a favore di Mangano quando vengono arrestati, quindi il 27 gennaio 94, Giuseppe e Filippo Graviano a Milano. Sì, c'è stato pochissime settimane o qualche mesetto, un po' di sede vacante, se così possiamo dire. Sì. E poi, mi è stato detto a me da Giorgio Pizzo che da quel punto in poi... Da chi, mi perdoni? E dal 90, cioè dopo l'arresto dei fratelli Graviano, no? Sì, il 27 sì. gennaio sì. Che avvenne a Milano, di lì a poche settimane c'era la sede vacante per quello che era un nostro referente. Sì. Mi è stato comunicato da Giorgio Pizzo che da quel punto in poi io mi dovevo rapportare con Nino Mangano per tutto quello che necessitava l'organizzazione mafiosa. Bene, fino a quando dura questo incarico a favore di Nino Mangano? Nino Mangano è stato arrestato il 24 giugno del 95, mi sembra, sì. Dopo l'arresto di Nino Mangano, perché è stato arrestato lo stesso giorno di Leo Luca Bagarella. Sì. Quindi a quel punto che la sede, quello che riguardava il mandamento con le famiglie di Brancaccio, delle famiglie del mandamento, era sguarnito. E di lì a pochi mesi poi è stata fatta una riunione lì a Castelvetrano, mi sembra, sì. O a Salinunte, una cosa del genere. Comunque sul Trapanese, che in questa riunione c'era Matteo Messina Denaro, Nicola Di Trapane, Vincenzo Menolia, Giovanni Brusca, come ho detto all'inizio, adesso non ricordo, Vincenzo Sinagori. In quella circostanza sono stato combinato, fatto uomo d'onore, e mi è stata data la reggenza come capofamiglia della famiglia di Brancaccio e capomandamento del territorio di Brancaccio. Quindi se arrivano a dare questo incarico a lei, questo significa che lei era un soggetto di grande rilievo all'interno di quel territorio? Disgraziatamente devo dire sì, perché altrimenti non mi sarei trovato in tutto questo finemondo. Però quello che posso dire è dobbiamo considerare che in quel periodo che i papabili, se così possiamo dire, usiamo un termine un po' che è inaccostabile, comunque in quel periodo quelli che avevano più chance di me, nel senso, perché tra l'altro già erano uomini d'onore, ad esempio Fifetto Cannella, cugino di Ciccio Tagliavia, Peppuccio Barranca, quindi c'era Vito Federico, quindi c'erano persone che erano per certi aspetti, anche perché io non ero uomo d'onore, nella mia famiglia nessuno era uomo d'onore, invece loro avevano tutta una discendenza. Quindi perché hanno preso lei? Hanno preso in considerazione, perché scelgono lei? Perché sapevano tutta la mia storia da bambino, tutto quello che io avevo fatto per Cosa Nostra.
Il fatto che lei avesse avuto un ruolo molto importante nel periodo delle stragi sì, è stato un elemento voglio dire, che ha portato alla sua scelta, che l'ha favorita in questa scelta. Sì, fondamentale perché purtroppo disgraziatamente io in tutta la stagione stragista, da partire da Capaci a finire a Formello, diciamo, io ho partecipato a tutte le stragi, cosa che non hanno fatto ad esempio sia il Cannella, Cristoforo Cannella, e sia il Barranca Giuseppe. Quindi lei sapeva cose che loro non sapevano? Questo non lo so dire, però ad esempio il Cannella non sapeva degli omicidi miei, quelli degli anni Ottanta, infatti quando ci hanno fatto il mandato di cattura lui non pensava che io ero così proprio infilato così, cioè così in alto. Era convinto che ero un bambino, nel senso un ragazzetto, un ragazzino, però purtroppo avevo già un bagaglio dietro le spalle. Mi spieghi un'altra cosa, perché ritengo sia importante. Quando Giuseppe Graviano comincia a darle degli incarichi pesanti, lei ha detto gli scappati, quindi tutto quello che ruotava intorno a Totuccio Contorno, le propone di diventare uomo d'onore o la mantiene, diciamo, come combinato? Volutamente. Non si è mai affrontato questo tema, cioè, per me era un punto, anche se qualcosa io ne ero a conoscenza della qualifica di uomo d'onore, però era una cosa che a me, perché avere questa fratellanza così per me è preziosa, per quanto riguardava la famiglia Graviano, per me questo già era il massimo di quello che io potevo un po' non desiderare, ma mi sentivo appagato per quello che erano, mi sentivo di toccare il cielo con un dito, se così possiamo dire. Ovviamente quando poi le danno invece l'incarico formale di capomandamento, lei deve necessariamente essere combinato e quindi diventare uomo d'onore, è questo che lei ci ha detto. Esatto, in virtù della carica, ma anche perché ti devi rapportare con quelli fuori del mandamento, quindi non ti puoi presentare tu senza una qualifica di uomo d'onore. Perfetto. Questa carica lei di capomandamento fino a quando la mantiene, e soprattutto ci spieghi che cosa significava essere capomandamento alla luce di quello che lei aveva vissuto prima quando non lo era. Ma diciamo che io non ero addentrato nel senso di quello che sia una gestione amministrativa, ero un braccio armato, non mi occupavo dei rapporti con gli altri, diciamo che per quello che se mi diceva di andare lì a buttare a terra una montagna, nemmeno ci avrei preso anche la vita, penso un po' che follia mi avevano inculcato, però diciamo che no. In quanto io mi muovevo da ragazzo, da ragazzino, da uomo poi nel territorio del Brancaccio, questo non sussisteva. Però quando io dovevo andare poi, ad esempio tu Cucuzza, quando ho dovuto incontrare, dopo che sono stato combinato a Cucuzza per rapporti di interscambio, perché sì. Cucuzza è il mandamento di Portanova, no? Salvatore Cucuzza. Sì. Prima che io iniziassi a parlare c'è stata la presentazione di uomini d'onore, perché altrimenti io non mi potevo rapportare con... Ho portato questo esempio un po' per fare capire. Quindi diciamo era cambiato il suo ruolo, perché aveva un ruolo formale, poteva incontrare, diciamo, soggetti che avevano la sua stessa carica e si occupava anche di questioni che andavano oltre il territorio di origine. È così? Sì, esatto. Lei rimane formalmente, diciamo, incaricato come capomandamento fino al 97. Sì, in data del 2 luglio del 97, grazie a Dio, sono stato tratto in arresto. Quindi a quel punto io entro in carcere e inizia tutta un'altra storia, che poi lì ho avuto modo di incontrare i fratelli Graviano. Bene, lei entra in carcere, rilegge il suo passato. Sì, diciamo che
più che rileggere il mio passato, diciamo che la spinta decisiva di tutto, io la chiamo questa bellissima storia che è iniziata nel 2008, anche se già precedentemente il percorso era non da collaboratore ma è nemmeno da confidente, diciamo che avevo preso le distanze di quello che riguardava Cosa Nostra. Il discorso nasce in momenti in cui incontro i fratelli Graviano, Giuseppe e Filippo lì a Tormezzo. In quale anno? Nel 90, prima del 2000, 98-99, adesso non ricordo bene. Quindi c'è stato un periodo di comune tensione tra lei e i fratelli Graviano nel carcere di Tormezzo. Sì, arriviamo lì a Tormezzo assieme in questa, in questo istituto che era stato aperto da poco, e lì incontro dopo l'arresto i fratelli, per la prima volta dopo l'arresto i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano. Quindi nel primo periodo vado a passeggio con Filippo Graviano, nel secondo periodo vado a passeggio con Giuseppe Graviano, anche se eravamo state locate nello stesso braccio, nella stessa sezione. Perché lei dice questo è un momento importante nella sua vita? Di che cosa parla con i fratelli Graviano e soprattutto, diciamo, quale percorso lei avvia in quel momento storico? Importante perché conoscendo tutta la mia storia, la mia sofferenza un po' familiare, quant'altro, i primi discorsi che sono stati dei soldi, mi chiede dei conti. Chi le chiede? Giuseppe Graviano mi chiede dei soldi, perché gli dovevano dare tante soldi, quindi ha impostato tutto, non sulla sfera affettiva, come stai tu, come è stato tuo figlio, come è stata tua mamma, come è stato tuo papà, cioè l'approccio è stato quello più... E lì ho, porca della miseria, manco mi chiede come sta mio figlio, mia moglie, se mangiamo, se non mangiamo. E questo, diciamo, è stato quel spiraglino che poi, di lì a poche settimane, perché poi era stato arrestato l'avvocato Mimmi Salvo, Domenico Salvo, la sorella, lo zio. E in quelle settimane mi si propone a me di aprire un canale tramite degli avvocati e veicolare messaggi fuori, che poi questi messaggi l'avvocato li dava alla mia famiglia, a mia moglie, ai miei fratelli. A quel punto... Chi le propone di aprire questo canale? Sì, perché si c'era interrotto quel canale esistenziale che... gli dava spunto a lui per uscire, veicolare messaggi tramite l'avvocato. Chi doveva veicolare messaggi? Mi perdoni. Dopo l'arresto dell'avvocato Salvo e alcuni familiari di Giuseppe Graviano, Giuseppe Graviano voleva mettere su un altro sistema di comunicazione. Esatto. Quindi è Giuseppe Graviano che le parla, diciamo, della necessità di creare un nuovo canale di collegamento con l'esterno. Sì, infatti si stava sondando il terreno quali avvocati si potevano prestare a queste schifezze. Di cui, se andate a vedere, proprio in quel periodo ho fatto 4-5 nomine, cose che io avvocati nemmeno ne volevo più sentir parlare. Quindi, lei se li ricorda questi nomi? Guardi, sono registrate perché sono lì in matricola, quindi no. Adesso sicuramente... Ma erano avvocati suoi o avvocati di Graviano? No, avvocati, no, ma non credo, non erano avvocati di Graviano, erano del Foro di Palermo tutti. Sì, ma assistevano lei? No, non assistevano a me, ma io ho fatto la nomina un po' per sondare il terreno per capire se si poteva impostare una cosa del genere. Quindi mi faccia capire, lei in quel momento all'invito di Graviano aderisce oppure no? Sì, in quel periodo mi consiglia a me di fare alcune nomine di avvocati. E questo l'ho capito. E lei le fa? E qui? No, fa...
diciamo che all'inizio faccio, ma un po' valutando bene la situazione che dovevo coinvolgere i miei familiari, a quel punto gli disse: mettiamoci un punto, io tutto quello che ho dato per voi, tutto quello che ho fatto, ci mettiamo una pietra sopra, guardiamo avanti, la mia amicizia, la nostra fratellanza non verrà mai meno, ma non parlatemi più di cosa nostra e non parlatemi più di niente. A tal punto che ho, di lì a poco mi arrivò a me il definitivo della condanna del beato Puglisi, di cui riportava 2 anni di isolamento diurno. Avevo fatto una lettera al direttore, cosa inusuale perché temano tutti dell'isolamento, invece io lo chiedevo un po' per sottrarmi e iniziare una strada tutta per conto mio, cosa che poi avvenne. Quindi Spatuzza, dopo questo invito di Graviano, lei decide di rompere con il passato e lo comunica a Giuseppe Graviano. Esatto. E quali spiegazioni? Spiegazione per non aver tutto quello che avevo fatto con loro nel passato, ho dato la vita per tutto quello che riguardava il mio passato, però quello che riguardava Cosa Nostra, io non voglio più sentir parlare più di Cosa Nostra. La nostra amicizia, amica, abbiamo litigato perché portavo nel mio cuore un amore fraterno di quello che sia. Ora glielo porto in un modo diverso. E Graviano cosa le dice quando lei gli comunica che vuole dissociarsi da Cosa Nostra? No, è un atto di coraggio nella mia persona, a me è un atto che potrebbe un po' scaturire in qualcosa di negativo. Ma siccome, come ho detto all'inizio, c'era un bellissimo rapporto di un amore fraterno, credo che anche lui abbia colto il mio stato d'animo e, secondo me, a malincuore, ma ha accettato la mia, anche perché non poteva fare diversamente, perché a quel punto, se lui mi negava la dissociazione così riservatamente, poteva scaturire una paura e un inizio di collaborazione. Secondo me lui ha tentato di salvare il salvabile, cioè l'amicizia. Ho capito. E questo, lei dice, avviene a fine anni 90, quindi 98-99, in quegli anni lì. Sì, esatto, perché poi di lì a poco lui sarà trasferito, perché aveva un problema di salute, è stato trasferito in un centro clinico e non ci siamo più visti. Sono rimasto lì attorno e mezzo con Filippo Graviano. Ho capito. Lei poi inizia formalmente a collaborare però nel 2008, quindi dopo circa 9 anni. Sì, perché glielo disse, mi legava un sentimento di un amore sproporzionato per quello. Mi sarei fatto esplodere vivo pur di soddisfare le loro esigenze. Penso un po' se io non mi sarei fatto tutto il carcere in santa pace, non in santa pace nel senso perché mi avevo fatto i conti con il mio passato disastroso, avevo accettato la realtà, quindi per me la detenzione era un po' come spiare quello che sia le mie colpe. E come arriva poi dopo tanto tempo a decidere di fare quel passo fondamentale nel 2008? Arriva dopo una maturazione profonda di quello che siano la bellezza della vita, l'amore, tante cose che non che non le avevo messe mai in considerazione, ma avevano un sapore diverso di come le avevo sempre capite io. Quindi avevo intrapreso un bellissimo percorso spirituale a tal punto che poi nel 2008 non potevo fare diversamente, perché non ti metti a posto con la coscienza di tutto quello che abbiamo fatto noi e finisce tutto lì. No, devi dare delle spiegazioni prima alle vittime e poi ai familiari di tutte le vittime. E quindi a quel punto che secondo me è arrivato quel punto di mettermi a posto anche su questo versante sociale, ho deciso da di quanto iniziare tempo di intraprendere. Da quanto tempo lei maturava, o meglio pensava, a questa scelta collaborativa? Ma la scelta avviene lì, 2005 mi sembra, 2006,
forse 2006, lì arrivando nel carcere di Ascoli Piceno, che lì diciamo che la maglia un po' di ristrettezza era un po' più aperta rispetto a tutto il mezzo. Quindi iniziano dei rapporti con il cappellano, e c'era un rapporto più diretto anche con i servizi sociali, quindi un rapporto che ho avuto la possibilità di conoscere un linguaggio che io purtroppo non avevo mai sentito. Quindi lì poi arrivando a un dato punto che ho preso la netta decisione ti dico sempre o con Dio o con Mammone, non ci sono altre alternative, o di qua o di là, e io ho preferito più la vita che la morte, grazie a Dio. Senta Spatuzza, prima di arrivare alle domande che riguardano, diciamo, il cuore di questo processo, io la inviterei a fare uno sforzo diretto a indicarci i soggetti che lei può definire, diciamo, nel corso della sua carriera criminale come più vicini a Giuseppe Graviano e a Filippo Graviano. Ha capito? Persone di famiglia, nel senso proprio un rapporto sì, privilegiato. Esatto. Tipo sì, quello che lei aveva. Sì, possibile a quello che lei aveva con i fratelli Graviano. Ad esempio io, c'erano i fratelli Vittorio e Marcello Tutino, anche se un po' a tantone, però diciamo c'era il rapporto era profondo. Fifetto Cannella, sì. Giorgio Pizzo, Giovanni Trago, questi erano Lupo Cesare, sì. Giuseppe Battaglia, queste erano le persone proprio intime, se quello possiamo dire, della famiglia di Brancaccio. E che ruoli avevano queste persone? Erano parificabili a lei o avevano un ruolo diverso rispetto a Gaspare Spatuzza? Ognuno di noi era, diciamo, avevano questa situazione che loro, diciamo, ognuno di noi lo indirizzavano in quella strada di cui era più, potevi dare di più. Ad esempio Giorgio Pizzo si occupava di quello che riguardava la cassa, io mi occupavo del braccio armato, Vittorio Tutino ad esempio danneggiamenti, e poi ha un ruolo ancora più elevato nel senso di ambasciatore. Quindi ognuno di noi aveva quel ruolo. Lupo Cesare cosa faceva? Lupo Cesare diciamo si occupava di edilizia, di costruzione. Quindi curava quel come settore mestiere, lì? No. Come mestiere lui, la sua professione era, lavorava in un'impresa Sittel o una cosa del genere, Etertel, una cosa del genere. Poi, nel tempo poi diciamo che è messo il Lupo Cesare collaboratore, cioè imprenditore. Imprenditore, quindi aveva un incarico in quel settore lì. Senta, Giuseppe Graviano aveva un autista? Sì, diciamo però, stiamo parlando di Fabio Tranchina, però è persona riservatissima, nel senso che non aveva nessun ruolo per quello che riguardava me, per quello che mi costa direttamente. Addirittura Giuseppe Graviano, c'era l'ordine che se lo incontravamo in strada nemmeno lo dovevamo salutare. Cioè le aveva detto, guarda, se incontri questo soggetto è come se non lo vedessi. Sì, però sapevamo che era il suo autista, quindi per fare l'autista Giuseppe Graviano altro che qualificato uomo d'onore, qualche cosa ancora di più profondo. E come l'aveva scelto Fabio Tranchina, lei è in grado di dircelo? Perché lo aveva scelto? Perché era il cognato di Lupo Cesare. Non so adesso se ha sposato la sorella o la cognata, non, comunque era cognato di Lupo Cesare. Quindi era un uomo suo sostanzialmente. Sì, esatto. Lei ha mai parlato con Fabio Tranchina poi nel periodo successivo, sì, alla cattura di Graviano?
No, diciamo che parlavamo, ci incontravamo, ma non spesso, però avevamo un rapporto di amicizia, sempre con cautela, però ci parlavamo. Sin dopo l'arresto di Graviano, sì, perché un giorno poi ha portato a Matteo Messina Denaro lì, in un incontro che ci fu a Roccella, Costo dei Mille Roccella. Lo ha portato tranquillo. Un po' curava... Sì, un po' curava anche la latitanza di Fefetto Cannella, sì. O Cristofaro, come lo vogliamo chiamare. Quindi comunque uno che aveva un ruolo di peso e che andava oltre anche al rapporto con i Graviano, mi sembra di capire da quello che lei sta dicendo. Sì, ancora più, anche perché avevano un rapporto più familiare, nel senso, ad esempio... Io non che per via di amicizia, ma mi fermavo due punti prima di entrare a casa sua, un po' per delicatezza, invece loro erano dirette, ma non perché la nostra amicizia era meno, perché per capire un po' il ruolo che avevamo. Quindi però, loro diciamo erano dei familiari, lei dice, e lei non lo era, sì, pur esatto, essendo legatissimo a loro. Sì, esatto. Senta... Con i vertici di Cosa Nostra, che rapporto aveva Giuseppe Graviano o Filippo Graviano o i fratelli Graviano? Vertici a livello che mi costa a me direttamente, diciamo quello con Matteo Messina Denaro, con Nino Mangano, con Pieruccio Bianco della famiglia di Misilmere, territorio nel palermitano. Della provincia di Palermo, un rapporto diretto con Bagarella, che abbiamo avuto anche qualche incontro. Incontro a cui lei ha partecipato? Sì, sì. Finalizzato a che cosa? Dove si è svolto? Perché c'è stato? L'incontro è stato fatto lì a Misilmere, in un deposito della carcere, in cui in quell'occasione, anche se il Bagarella non ha partecipato, cioè non ha discusso assieme a me Matteo Messina Denaro e Giuseppe Graviano. L'incontro era finalizzato perché io avevo trovato a Totuccio Contorno lì a Roma. E il discorso di Formello, in poche parole. Sì, esatto, esatto. Che gli portavo la notizia, perché ero andato io a Roma per levare delle armi, quindi quando lì a Roma mi comunicano che c'era la possibilità di trovare Totuccio Contorno, io avevo la premura di scendere a Palermo e portare questa notizia, perché sta una vita che lo cerco, lo cerchiamo. Ora come arrivo lì a Palermo ci aimiamo tutti e partiamo tutti. Però... Ora ci arriviamo, Spatuzza. Quando avviene questo incontro con Bagarella e Matteo Messina Denaro a Misilmeri? Se noi mettiamo in considerazione che io era periodo estivo che vado a ritirare le armi, stiamo parlando... agosto, metà agosto, no, adesso non ricordo bene, però di quale anno? Parliamo noi del 93. Del 93. Se non è agosto saranno i primi di settembre, comunque aspetti che mi lega a me anche un ricordo di Benedetto Graviano, perché era stato arrestato, mi sembra, ad ottobre. Non, adesso non ricordo se sia settembre o ottobre, però comunque l'incontro c'è stato lì. Come siete stati convocati? Come siete arrivati tutti nello stesso luogo? No, io sono arrivato per conto mio, anche perché mi sembra che in quella circostanza si è discusso del rapimento del piccolo Giuseppe Di Matteo. Sì, mi sembra che in quella circostanza si è anche discusso mi ha dato l'incarico di progettare il rapimento del piccolo Giuseppe. Chi le ha dato l'incarico? Giuseppe Graviano. Lei prima specificava che però lei non partecipa all'incontro diretto con Leo Luca Bagarella. No, quando arrivo io lì, con molta probabilità l'incontro si era, l'avevano fatto un incontro a te o forse c'erano altri, però quando io inizio a parlare di Totuccio Contorno
successivamente della questione del piccolo De Matteo, è un incontro a tre tra me e Giuseppe Graviano e Matteo Messina Denaro, anche se Bagarella era lì fuori. Quindi lei dice c'era stata una prima parte dell'incontro Bagarella, Matteo Messina Denaro, Graviano, e una seconda che è quella invece che la vede protagonista, in cui si parla del figlio di Di Matteo. Esatto. Senta, adesso torniamo un attimo, se non ha altri nominativi da indicarci, quindi la invito a fare uno sforzo di memoria. Lei ci ha detto una serie di cose su vari soggetti, io le torno a ripetere, erano questi quindi quelli più vicini a Giuseppe Graviano, ai fratelli Graviano in generale, quindi quelli che ci ha indicato finora. Sì. Sì, ovviamente se le viene in mente qualche altro nome, poi sì, nel corso poi dell'esame lei lo indichi senza problemi. Sì, ok. Torniamo a quella fase che lei aveva accennato proprio all'inizio del suo esame, quando Giuseppe Graviano le dà l'incarico sugli esplosivi. Mi ha sentito? Sì, come no. Ecco, si può soffermare su quella fase storica lì? Sì, in quella circostanza mi comunica di contattare Cannella che si devono fare dei lavori, delle operazioni. Quale Cannella? Quindi, perché come lei sa i Cannella sono più di uno. Sì, Cristofalo Cannella, da noi chiamato Fifetto. Fifetto, non Tullio quindi. Sì, sì, non Tullio, no. Prego, quindi? Quindi contatto il Cannella e chiedo lì a disposizione per lui. E lui mi comunica che dovevamo fare un movimento, dovevo procurare un mezzo, che dovevamo andare a prendere delle cose. Sì. Quindi, per essere sintetico, pure dobbiamo... Perché... No, dica, poi vediamo. Dica, allora, esponga come quindi... ritiene questo passaggio. Sì. Quindi a quel punto cosa è di procurare un mezzo per levare delle cose. Quindi per tale occasione ho procurato io una Renault 9 e di proprietà di uno dei miei fratelli. Sì. Quindi ci siamo visti a casa da mia mamma con il Cannella, mi dice di mettermi alla guida della Renault 9 e di andargli dietro. Ci siamo recati lì a Sant'Erasimo e lì abbiamo trovato il Barranca Giuseppe, un Peppuccio, il Cosimo Lonigro, che io non conosco ancora il Cosimo Lonigro. Sì. Quindi a quella circostanza mancava il Renzino Tinirello. Quindi si decide di partire e mi dice Cannella di andargli dietro. Ci siamo recati a Porticello e lì abbiamo trovato una terza persona. Attraverso queste indicazioni di questa terza persona siamo saliti in un peschereccio, un natante, quello che sia, che era ormeggiato lì nella banchina di Porticello. Sì. Quindi di lì abbiamo prelevato che erano dei fusti sommessi sotto acqua, quindi li abbiamo messi a bordo e poi da bordo li abbiamo caricati nella banchina e della banchina li abbiamo caricati nella Renault 9. Sì. Poi li abbiamo trasferiti, li dovevamo trasferire a casa di mia mamma lì nel quartiere di Brancaccio, ma ci fu un po' prima di un posto di blocco di cui io ho abbandonato la macchina, poi successivamente è stata recuperata sono state portate a destinazione lì a casa da mia mamma. Abbiamo scaricato queste fusti e abbiamo preso con appuntamento per l'indomani con questo soggetto che poi ho conosciuto essere Cosimo Lonigro, e a quel punto ho chiesto a Cannella di cosa si trattava e mi ha detto che quei fusti, che noi li chiamavamo fusti, erano delle bombe. Quindi all'indomani ci siamo visti, gli disse che se potevano scoppiare, perché penso un po' a casa da mia mamma, non solo la casa di mia mamma ma tutto il quartiere di Brancaccio là, lo desolavamo. Quindi mi disse di stare tranquillo perché Lonigro e Cosimo è
è capace e sa quello che fa. Quindi all'indomani, che sarebbe la domenica, abbiamo iniziato la macinatura. Dal magazzino di mia mamma sono stati portati in un altro magazzino dove inizia la macinatura, ma iniziando questa macinatura ci accorgiamo che non possiamo andare avanti perché la modalità è molto complessa, si fanno dei rumori, quindi potevamo suscitare sospetti di quelli vicino del condominio, perché eravamo messi in un scantinato di un condominio. Quindi ci siamo spostati lì alla ditta Vartans, di cui procede la macinatura. Quindi stavate preparando l'esplosivo per utilizzarlo? Io a quel punto non so niente, so che è esplosivo, tutto il resto poi cammin facendo, poi mi si comunica anche se ha... Comunque, che cosa le comunicano a un certo punto? La mia missione era quella della macinatura. Successivamente la macinatura prosegue lì a casa di mia mamma, che sarebbe la casa di mia zia. Avvengono altri prelevamenti di esplosivo, di cui lì alla cala di Palermo, il porticciolo che c'è vicino al porto. Sì. Quindi a quel punto siamo tutta la squadra, perché a questa macinatura partecipa Giugio Pizzo, io, il Cannella, il Renzino, Barranca, Renzino Tenerello, Barranca, però diciamo che la vera macinatura l'abbiamo fatta sia io e Loniglo, tutto sommato, anche se Barranca. Finita questa macinatura, sì, di questa macinatura veniva tutto messo nei sacchi, prima delle federe e poi in altri sacchi, è stata parcheggiata lì a casa di mia zia, aspettando delle indicazioni che arrivano attraverso, però devo dire che in questa fase di macinatura mi si dà un ordine da Cannella di prelevare, mi sembra adesso, 10 kg di esplosivo, di confezionare questo esplosivo, di pesarlo, che deve essere né un grammo in più né un grammo in meno. Adesso non mi ricordo se sono 20 kg o 10 kg, ma credo che siano 10 kg. Mi dà dell'indicazione da consegnarlo a Giuseppe Graviano, cosa che io ho fatto di domenica mattina presto. Mi sono recato a Motellagip, vicino dove avevano loro la concessionaria Lindomar, e ho consegnato questo esplosivo a Giuseppe Graviano, che poi successivamente ho capito a cosa servisse. A cosa serviva? Perché quando fu, mi sembra dopo il rapimento del piccolo Giuseppe Di Matteo, le forze dell'ordine iniziarono a martellare un po' i quartieri, soprattutto Roccella e Brancaccio. C'era una macchina, un'auto civetta, non so se sia la DIA o la squadra mobile di all'epoca. Quindi mi è stato dato incarico direttamente da Giuseppe Graviano di mettere, siccome era un posto dove di loro facevano di solito appostazione con la macchina, quindi dovevo fare un bidone dell'esplosivo e collocarlo lì, sotterrarlo lì, che in modo in cui che loro si appostavano là, noi facevamo detonare l'esplosivo. E in quella circostanza mi ha detto, certo, gli agenti di polizia, o non so se sia la DIA o la squadra mobile, però erano in borghese perché facevano appostamento. Questo quando avviene? In che periodo storico siamo, se lei riesce a dircelo? Dopo il sequestro del piccolo Di Matteo. Quindi? Quindi cosa? Quindi dopo quando? L'omicidio quindi quando? Si ricorda l'anno, il mese? Scusi, per l'omicidio di Don Puglisi, adesso non mi ricordo. Comunque, siccome l'omicidio avviene a settembre di Don Puglisi, il rapimento del piccolo Giuseppe avviene, mi sembra, ottobre o primi di novembre, no? Adesso non ricordo. Comunque, da settembre e novembre facevano queste appostazioni, del 93. Sì.
Quindi siamo sempre nel 93. Sì, sì. In quella circostanza mi disse di non mettere più di tanto esplosivo, perché mi ha detto, dice, 10 kg basta, avanza per far saltare già un'auto blindata. Quindi bene, questa è una mia deduzione, perché no, questo non me l'ha detto Giuseppe Graviano, però a questo punto io collego quei 10 kg date, se possiamo dire un anno prima, colloco quei 10 kg di esplosivo a una prova che è stata fatta, se l'esplosivo che avevamo noi aveva queste potenzialità di far saltare una macchina blindata. Ma questa è una mia deduzione. Ho capito, non ho me capito. L'ha detto che sono state utilizzate quelle, ma se lui mi dice e sostiene che 10 kg bastano e sono sufficienti per far saltare una macchina blindata, io faccio un collegamento per quello che sia la mia conoscenza. Senta Spatuzza, visto che lei sta illustrando, diciamo, questi passaggi, vorrei che lei adesso spiegasse alla Corte come si arriva poi all'incarico che riguarda la strage dell'Olimpico. E allora c'è stato sempre un equivoco per collocare questo incontro. Ho sempre detto che l'incontro, siccome avviene in una località balneare, esattamente in un residence, quindi quando siamo arrivati là non c'era nessuno, quindi lo colloco fine 93 o possibilmente in inizi del 94. C'è stato sempre questo equivoco, io non ho avuto purtroppo una data certa. Comunque vengo contattato oggi. Sì, sì. Vengo contattato da adesso non mi ricordo se era Cosimo Lonido o Nino Mangano, che dovevamo incontrare Madre Natura, così veniva designato Giuseppe Graviano. Cioè era soprannominato quindi, Madre Natura. Sì, esatto. Dove lo dovete incontrare? Quindi c'era un incontro all'uscita di Bonfornello, nella provincia di Palermo. Sì. Quindi siamo partiti io e Cosimo Lonigro con la sua macchina destinazione Bonfornello. Quando siamo usciti dallo svincolo dell'autostrada, lì c'era il Mangano Antonino ad attenderci. Ci siamo andati dietro e stavamo quasi per entrare al quel residence, quello notissimo, Euromare, quello Euromare, sì, che gestiva il Cannella. Quale Cannella stavolta? Quindi, sì, Tullio Cannella. Tullio, quindi non Fifetto. Ora parliamo di Tullio. No. Sì. Prego. Non è il residenza Euromare, è uno un po' più avanti, verso Messina, ma da pochi centinaia di metri. Quindi siamo entrati in questo residence, siamo scesi dalla macchina e il Mangano ci accompagna in questa, una delle villette, queste bifamiliari. Quindi siamo saliti al primo piano, ci siamo salutati con Giuseppe Graviano, il Nino Mangano si allontana, quindi è un incontro a tre che facciamo io, Cosimo Lonigro e Giuseppe Graviano. Sì. Anche in quella circostanza ha fatto lui direttamente il caffè, quindi presumo che lui è un po' trascorresse la latinanza in quel luogo. Lui e Giuseppe Graviano. Giuseppe Graviano, quindi iniziano i discorsi, un po' si parla del più e del meno. A quel punto Giuseppe Graviano comunica a me, a Cosimo Lonigro, che si doveva progettare un attentato contro dei carabinieri. Dice proprio carabinieri? Quindi, sì, carabinieri. In tale circostanza un po' io ho segnato a Giuseppe Graviano che un po' per questa storia ci stiamo portando un po' dei morti che a noi non ci appartengono, nel senso che ci eravamo spinti un po' oltre, perché il riferimento fatto a quello che è stato realizzato a Firenze, di cui la morte di civile, di cui una bambina, che io in questi ultimi anni ho saputo che non era una bambina ma erano due,
tutti i morti, 5 morti che sono state fatte lì a Milano. Quindi una serie di cose che un po' non era più cosa nostra. Infatti sempre all'inizio ho detto, per non essere ripetitivo, stamattina nemmeno l'ho detto, però volevo dire che io ho fatto parte di un'associazione terroristico-mafioso denominata Cosa Nostra. Lei non si preoccupi di essere ripetitivo, ripeta tutte le volte che vuole, va bene? Quindi, non era più Cosa Nostra, dice lei, era diventata qualcosa di diverso. Ho associato l'aspetto più terroristico, che perché ho detto sempre, fin quando era capace, ma tutto sommato ero un nemico di Cosa Nostra e va bene, anche se un po' cauto, però va bene, sì, via D'Amelio purtroppo sì, perché ero un nemico di Cosa Nostra e va bene, sì, va fatto e non si guarda più niente in faccia. Però quanto riguarda che noi ci spostiamo sul continente, via Fauro, Roma a Roma, Milano, Firenze, quindi là la cosa sta facendo un po' puzza, nel senso non è quella cosa nostra, non è più quella cosa che era radicata nel territorio di Brancaccio e di quella gente metteva le loro vite nelle nostre mani come io ho messo la mia vita nelle loro mani. Quindi diciamo che eravamo in qualche cosa diversa. Quindi a quel punto il Gaviano, sempre in quell'incontro, dice che ebbene ci portiamo un po' di morte dietro, così che si deve muovere, si dà una smossa, chiedendoci a me, allo Negro, se capivamo qualche cosa di politica. Ci spiega che c'è in piedi una situazione che se va a buon fine ne avremo tutti dei benefici, a partire dai carcerati. Vorrei soffermarmi in questo punto perché, sa, ho usato sempre questa, e non l'ho mai cambiata, perché le parole sono sacre, sono sante, io le dico per come sono, le ho ascoltate e per come le riferisco sempre. Le riferisco anche potuto oggi. Avrei potuto dire trattativa, anche se la sostanza è quella, però mi sono sempre soffermato nelle mie parole. C'è in piedi una cosa che se va a buon fine ne abbiamo dei benefici. Queste per sono me le parole trattativa. Di Giuseppe Graviano. Le parole di Giuseppe Graviano. In sostanza, questo che cosa per far era? Capire la correttezza sin dall'inizio fino alla fine, finché avrò fiato e i miei occhi avranno sempre la possibilità di vedere la luce, le parole saranno sempre queste. In sostanza, che cos'era Spatuzza, per quello che lei ha capito? Che cosa intendeva in sostanza, Graviano? In sostanza che lui stava trattando, c'è in piedi una cosa che se va a buon fine ne avremo tutti dei benefici. A partire dai carcerati, cosa che per noi sono molto sacre, non care quello che sia l'aspetto penitenziario riguardo ai detenuti. Quindi e a lì, che cosa faceva riferimento Graviano? Con chi stava dialogando? Non utilizzo neanche io il termine, ma l'abbiamo capito. Questo, ma che lui sta dialogando, sta trattando, se così la posso dire io oggi. Però siccome stiamo facendo un cammino di quello che poi ci porterà a noi a un'epoca successiva, dove con chi stava trattando? Questo discorso si sviluppa poi a Bardone, di cui lui lei ha detto il Bardonei, giusto? Sì, esatto. Stiamo parlando del Bar di Roma in via Veneto. Sì, esatto. Però questo avviene dopo che di questo incontro di cui mi viene data. Andiamo con ordine perché sì, secondo me a distanza di tempo è più facile per lei ricordare. Quindi c'è questo incontro che lei colloca a fine 93, mi pare di aver capito. Sì, sì. Con Giuseppe Graviano che vi fa il caffè accanto all'Euromare, sì, di Buonfornello, in una casa lì vicino, insomma. Sì, una villetta bifamiliare, all'interno di un residence. Ecco. Sì. Nel corso di quell'incontro Giuseppe Graviano vi dice chiaramente che lui sta dialogando
e che se questa cosa va a buon fine tutti ne avranno dei vantaggi, compresi i carcerati. Esatto, benissimo. Bene, in quell'occasione vi parla della necessità di uccidere carabinieri. Carabinieri, quindi in quell'incontro lui mi dà l'incarico di progettare e portare in fase esecutiva quello che sia un attentato contro a tanti carabinieri, perché stiamo parlando di un bel po' di carabinieri. Quindi questo era l'incarico? Sì, è sul territorio di Roma. Ah, ecco, le specifica anche dove? Sì, ciò deve avvenire a Roma. A Roma. Quindi si chiude l'incontro. Io mi perdoni, perché? Sì, prego. Lei spiega perché era necessario uccidere questi carabinieri? Perché lei prima lo ha accennato, vorrei che ci tornasse. Lei dice per dare il colpo finale, mi pare di aver capito. No, quello è successivo. Questo che sta citando lei è un aneddoto che è collocato in successivo, un altro contesto. Quindi non riguarda il primo incontro di Buonfornello. Sì, sì, esatto. Lì si chiude l'incontro, lì si dà nelle mani questo progetto, di sviluppare questo progetto, di renderlo esecutivo lì su Roma. Sì. Quindi a distanza di quanti giorni? Le dà un termine? No, deve preparare tutto e no, nessuna data fino in quel momento. Sì, andiamo avanti. Quindi cosa avviene? Inizia la procedura di recupero esplosivo e macinatura, perché la cosa era un po' complessa. In fase di lavorazione si arriva a uno o più, adesso non ricordo, di cambiamenti di programma. Anche questo esplosivo l'avevate acquisito tramite i pescatori? Sì, sempre tutto che esplosivo che veniva da mare, a parte qualche cosa che arrivava a Sassi Sciotti, che adesso non ricordo quale sia la provenienza. Benissimo, quindi iniziate a macinare l'esplosivo, a prepararlo. Esatto. Quindi di quanti chili parliamo, Spatuzza? Ma di chili stiamo parlando intorno, perché noi facevamo dai 40 ai 45 kg queste forme cosiddette tipo forme di parmigiano. Quindi intorno a 80 kg, adesso non ricordo bene quanto sia l'ala, però non stiamo parlando di anche perché l'esplosivo che già noi avevamo avuto modo di utilizzare, la resa purtroppo era purtroppo dico su più soddisfacente, è un termine che mi spiace usarlo, però dobbiamo dire questo. Quindi rendeva a quel punto, molto, insomma. Sì, sì, sì. Quindi a quel punto con Cosimo Lonigro, che si doveva aumentare la potenzialità dell'esplosivo, ad esempio se noi avevamo programmato di fare due cariche da 30 kg l'una, a quel punto abbiamo cercato di maggiorare i chili dell'esplosivo. E in quell'occasione abbiamo deciso anche di mettere dei tondini di ferro tagliati a pochi millimetri per fare più male possibile. Quindi avevamo tutto già pianificato e arriva un'altra situazione di controordine che preparare tutto, tutto il gruppo di fuoco, spostarsi tutti su Roma, a Roma. Sì. E il gruppo di fuoco eravate? Eravamo in quello, infatti qua la cosa anomala, perché ce ne sono tante cose anomale in questo attentato. Ad esempio qui siamo tutti operativi, io, Grigole, Giagalone, Lonigro, il Benigno Salvatore, di cui siccome quelli a miccia a lenta combustione noi eravamo un po' pratichi, però in quanto riguardava l'elettronica utilizzavamo noi il Salvatore Benigno, che è della famiglia di Misilmeri. Senta, prima di spiegarci questa cosa, io prima le chiedevo se Giuseppe Graviano vi dà dei tempi, no? Le faccio questa domanda perché lei mi ha detto no, mi pare di no.
mi conferma che non ricorda dei tempi che le diede. All'inizio non le dà dai tempi. No. Esatto. Poi i tempi avvengono perché ci sono concordiamo alcuni incontri a Roma. Bene, e allora arriviamo a questi incontri. Quindi che cosa fate? Quindi, intanto l'esplosivo viene preparato a Palermo e poi spostato. Abbiamo preparato l'autobomba, abbiamo preparato tutto il necessario per l'esplosivo. Il gruppo di fuoco è tutto preparato per questa missione a Roma, quindi ci rechiamo gradualmente a Roma. Dopo quanto rispetto all'incontro di Buonfornello? Ascolti, non l'ho mai collocato bene il discorso, però sa che cosa c'è. Sì. Dalle mie indicazioni, perché lì avviene una cosa simile, una tecnica che abbiamo utilizzato noi in via D'Amelio, che avevo rubato le targhe io il sabato. Per la domenica metterle in questa tema o croma che sia. Sì. Quindi da questo furto, perché so da cose processuali, è stato, mi sembra che sia o il 22 o il 23 gennaio del 94. La data del furto, lei dice. Sì, esatto. Quindi io l'ho collocato sempre il tempo. Non so quando avviene l'incontro a Campo Felice, però stiamo parlando di in epoche successive, cioè progressivamente, non sono anni oppure chissà quanti mesi. Quindi l'incontro di Campo Felice precede il furto di cui lei ci ha parlato. Sì, esatto. Bene. E allora preparate l'esplosivo a bordo di questa autovettura e che cosa avviene a quel punto? Quindi noi arriviamo su Roma, piano piano un po' tutti non siamo partiti tutti assieme, quindi man mano arrivavano tutti i soggetti, eravamo arrivati l'anno per prima io e Benigno Salvatore, di cui iniziamo un po' a perlustrare quello che dove recuperare un po' di carabinieri. Siccome il nostro referente lì a Roma era lo Scaran Antonio, di origine calabrese, Sì, esatto. Lui mi disse un po' di carabinieri, li possiamo recuperare. Ma deve essere, siccome, visto la portata, visto gli ordini quali erano, siccome al minimo dobbiamo parlare di un centinaio di carabinieri. Quindi a quel punto la scelta è ricaduta sullo stadio dell'Olimpico. Abbiamo fatto dei sopralluoghi. Come? Avete fatto dei sopralluoghi? Sì, abbiamo fatto dei preparativi, sopralluoghi, abbiamo pianificato tutto, però mancava l'incontro con Giuseppe Graviano se l'attentato doveva essere esecutivo. Quindi l'ordine di esecuzione doveva venire da Giuseppe Graviano? Sì, esatto. Quindi cosa avviene? Quindi comunico io allo Scarano che doveva salire una persona, non dato nessun riferimento chi era, chi non era la persona che dovevamo incontrare. Gli disse però questo incontro deve avvenire al Pardone, che tra l'altro nemmeno lo Scarano conosceva. Gli disse so che si trova nei pressi di via Veneto. Quindi lui un po' ha capito dove si trovava questo bar e mi ha detto che aveva saputo dove effettivamente si trovava questo bar. Sì. Quindi nel giorno già predestinato, no? Designato che incontro che noi avevamo programmato giù in Sicilia. Arriviamo lì con lo Scarano, siccome gli dissi che la persona aveva dei problemi, in quell'occasione abbiamo utilizzato due macchine, la macchina dello Scarano e io con la macchina della moglie. Una Clio mi sembra che sia. Quindi arriviamo lì in via Veneto e posteggiamo in doppia fila perché l'intento del programma era di prelevare il Giuseppe Graviano il più presto possibile, anche perché lui è latitante, e portarlo in questa villa che avevamo noi in gestione lì sul litorale il litorale romano, adesso non mi viene come si chiama il litorale. Comunque arriviamo lì, gli dico allo Scarano di aspettare che io
prelevo la persona e andiamo via. Cioè, mi avvicino in questa travestina e vedo Giuseppe Graviano davanti a questo bar, quindi io pensando che lui venisse verso di me per andare via, quindi mi indica di andare da lui, quindi vado da lui e mi invita ad entrare in questo barretto, un bar signorile per quello che ho avuto modo di vedere. Sì. Siamo entrati in questo bar, all'interno ci siamo salutati e seduti nei tavolini. Quindi iniziamo a fare il punto della situazione. Voi due eravate, quindi lei e Graviano. Sì, sì. Sì, esatto, lo Scalano è rimasto fuori, perché sì. Tra l'altro lui sapeva che arrivavamo là, prendevamo la personalità e andavamo via. Sì. Quindi a quel punto ci siamo seduti, abbiamo fatto il punto della situazione, io ho illustrato tutta quella che era stata già programmata la fase esecutiva. Mi perdoni, è lei quindi che comunica a Graviano che avete scelto l'Olimpico? Sì, sì, io delle alcune indicazioni che eravamo già operative. Pronto. E lui in quella circostanza mi aveva detto che era felice effettivamente, che avevamo chiuso tutto e avevamo portato a buon fine tutto quello che noi speravamo. Sì. Quindi a quel punto che suscitava questa emozione indescrivibile, mi disse che grazie a questo quello che noi avevamo ottenuto, grazie alla persona, le persone sede che avevano gestito questa cosa, e mi cita Berlusconi, che a tal punto io venne a dire ma se era quello del canale 5, e mi ha detto che era lui, cioè, che c'era nel mezzo un nostro compaesano dell'Udre. E che cosa le dice? Quindi voi siete seduti al Bardonei? Sì. Che cosa le dice esattamente Giuseppe Graviano su Berlusconi e Dell'Utri? Questo era che avevamo chiuso tutto e ottenuto quello che noi cercavamo. Cioè precisando qualcosa di più o limitandosi a questa espressione? No, a questo incontro l'ho sempre, io dico, è un seguito di quello che avvenne lì a Campo Felice. Quindi era la conclusione del discorso iniziato in Sicilia sostanzialmente, lei dice. Esatto, sì, sì. Che c'era in piedi una cosa, se andava a buon fine ne avremmo tutti dei benefici a partire dai cacciati. Quindi lei dice che il discorso è stato chiuso, che avevamo chiuso tutto e ci avevamo messo addirittura il paese nelle mani. Dice così? Sì, esatto. Quindi a quel punto che tutto si era chiuso, tutto era a posto, gli dico io, Giuseppe, mettiamo mano per contorno, visto che siamo tutti qua, pensiamo per lui, visto che per me era una cosa fondamentale uccidere contorno. Quindi stiamo ancora al Bardone, vero Spatuzzi? Sì, esatto. Sì, quindi sì. Lei fa quindi riferimento a contorno già all'interno del Bardone. Sì, sì. Quindi io gli dico il discorso di chiudere la questione per contorno. È il discorso che lui mi dice a me, che per uccidere contorno non possiamo utilizzare lo stesso esplosivo che abbiamo utilizzato in tutte le stragi. Difatti quando si è pensato per contorno, dopo l'arresto dei fratelli Graviano, è stato utilizzato un esplosivo che era del tutto diverso di quello che è stato utilizzato in tutta la fase stragista. Siamo usciti dal bar, sì. In macchina io insisto per chiudere. Siete usciti dal bar per andare dove? Torvaianica mi sembra che sia la località. Torvaianica è una località del litorale laziale. Sì, esatto. Quindi saliamo in macchina nella Renault, io e Giuseppe Graviano, e lo Scarano è da Battistrada, va un po' avanti. Sì. In macchina io faccio di nuovo presa su questa storia di contorno, perché ci tenevo tantissimo a chiudere questa storia di contorno. E lì lui mi venne a sostenere che siccome se i calabresi si sono mossi, sì, noi non possiamo venire meno. Quindi perché l'attentato, il discorso del Bardone, che si doveva fare l'attentato contro i carabinieri, con quello gli dovevamo dare il colpo di grazia. Quindi siccome, perché lui sosteneva la tesi di fare l'attentato, io gli dicevo, visto che avevamo chiuso tutto, andiamo a cercare a contorno. Quindi Graviano insisteva in macchina, invece, per consumare l'attentato dell'Olimpico.
Prego. Graviano quindi insisteva per consumare l'attentato dell'Olimpico? Sì, perché con quello gli dovevamo dare il colpo di grazia. Il colpo di grazia. Questa è un'espressione sua di oggi o di Graviano dell'epoca? No, questo è un linguaggio, purtroppo è una circostanza un po' dolorosa da dire, però. Che quindi, quando si va a fare... Disse il colpo di grazia. Sì, esatto. Nel linguaggio malavitoso è quando tu commetti un omicidio e per essere sicuri che la persona è finita ci deve avvicinare e dargli un colpo in testa. Questo è nel linguaggio di Cosa Nostra, il colpo di grazia. Certo. Mi perdoni, quindi, ma per arrivare a questa affermazione di Graviano, che come lei ci ha detto insisteva per l'attentato dell'Olimpico e quindi per quello che doveva essere il colpo di grazia, lei ci ha detto prima, fa riferimento al fatto che i calabresi si erano già mossi. No, questo avviene in macchina, mi sembra, questo discorso dei carabinieri. Ecco, in macchina, state andando a Torvaianica. Sì, perché là in macchina sto facendo pressione per la questione Contone. Quindi il discorso che lui insiste nel portare avanti quell'attentato contro i carabinieri perché i calabresi si erano mosse, si erano mosse con i carabinieri. Difatti non so se il giorno prima o giorni successivi io ho saputo che effettivamente erano stati uccisi due carabinieri in Calabria. Quindi è lei che collega questo riferimento ai calabresi che si erano mossi al duplice omicidio dei carabinieri in Calabria? Sì, perché noi stiamo operando per uccidere i carabinieri. Non so se la notizia io l'ho presa il giorno prima o dopo l'incontro di Giuseppe Graviano, ma effettivamente in Calabria erano stati uccisi due carabinieri. Collego la questione, se i calabresi si sono mossi, nel senso i carabinieri sono morti e noi ci stiamo muovendo, quindi diciamo che per me è un filo conduttore quello che lega, anche perché con Calabria c'è stato sempre un rapporto più che privilegiato per quello che mi riguarda. Adesso ci arriviamo. Ora io le chiedo di fermarsi un attimo perché ho necessità di capire se lei è in grado di dirmi quando avvengono gli incontri tra lei e Graviano presso il bar Toney e poi nel villino di Torvaianica. Lei prima faceva riferimento ad un episodio che la aiuta, lei parlava di un furto di targhe. Sì. Ecco. Quindi quando noi usciamo dal bar Toney, saliamo in macchina nell'Agrio e ci richiamo lì a Torvaianica. Sì. Arrivati sul posto, lì c'è tutto il gruppo presente, quindi si fa il punto della situazione, tanto che si decide ad esempio che eravamo troppe e qualcuno poteva scendere giù in Sicilia, ad esempio il Grigoli è sceso giù, il Giuliano è sceso giù, siamo rimasti lì a Roma, io, Giacalone, Lo Nigro e Benigno. Sì. Quindi lì ci siamo salutati, l'ho accompagnato lì a Bardone. Sì, non quindi da Torvaianica, quindi siete tornati a Roma. Sì, lo accompagno io in via Veneto, sempre all'altezza del Bardone. Sì. Ci salutiamo con un arrivederci, nel senso che poi ci saremmo rivisti. Mi perdoni Spatuzza, vi salutate con l'ordine di Graviano di eseguire l'attentato all'Olimpico? Sì, quando lì nel villino infatti si decide di portare a termine l'attentato contro i carabinieri. Sì. Eravamo troppi, di quei due rientrano a Palermo. Quindi l'ordine era stato dato? Sì, l'ordine già era arrivato, è stato dato lì nell'immediatezza. Da Giuseppe Graviano. Esatto. Quindi lo carico in macchina, ci siamo recati in via Veneto, scende via Veneto, ci siamo salutati, quindi io rientro a Torvaianica, fase esecutiva, da quel punto noi abbiamo
diciamo il via, se così può, il via che non avevamo prima che salisse Giuseppe Graviano, aspettavamo lui per rendere la fase esecutiva, se così possiamo dire. Che cosa manca a quel punto per eseguire concretamente l'attentato? Noi stiamo aspettando all'ok di Giuseppe Graviano. Sì, ok, che arriva nel villino di Torvaianica, esatto. Giusto? Quindi io mi licenzio con Giuseppe Graviano, che lo lascio lì in via Veneto, e io rientro a Torvaianica. Sì. Con i ragazzi si mettono appunto gli ultimi aspetti tecnici, che cose proprio sommarie, quindi si fa si applica la strategia che già noi il programma che noi avevamo già messo sul tavolo, se così possiamo dire. Quindi si era deciso la domenica di compiere l'attentato all'Olimpico. Il sabato io e Benigno ci siamo fatti un po' in giro lì in zona per cercare di recuperare le targhe, perché cosa che nessuno sapeva, questa tecnica noi l'avevamo utilizzato in via D'Amelio, perché di tutti i componenti nessuno era a corrente che io avevo fatto parte della strage di via D'Amelio. Sì. Questo per fare capire un po' come si muove l'interno di Cosa Nostra, cioè discorsi a camera stagna, ognuno per sé, anche se siamo uno per tutti. Ognuno ha il suo compito, ovviamente. Esatto. Quindi cercate le targhe da rubare. Siamo andati a rubare delle targhe, non so se era Spasciacarrozzi o un concessionario, no, adesso non ricordo. Comunque abbiamo procurato le targhe. Quando le rubate le targhe? Lei se la ricorda il giorno esatto in cui rubate le targhe? Il sabato, perché il problema qual era? Di rubarli il giorno prima è per non fare denunciare le targhe, perché la macchina, siccome il posto era molto sensibile, poteva suscitare. Di fatto avevamo fatto degli accorgimenti un po' nella macchina di bloccare la sospensione, perché con quel carico, anche se era una tema abbastanza complicata, si abbassava del cofano, si poteva capire che la macchina era carica. Il giorno esatto, il sabato l'abbiamo capito, perché ovviamente l'attentato all'Olimpico era la domenica, quindi in occasione di una partita. Sì, se il furto è avvenuto il 21, la strage diciamo che si doveva effettuare la domenica, quindi il 22. Io adesso non ricordo se effettivamente il 22 o il 23. Comunque, 22 gennaio 94. Esatto, quello che lei ricorda, mi perdoni, quello che lei ricorda con certezza è che le targhe vennero rubate il giorno prima, quindi di sabato. Esatto. Bene. Esatto. Ora si fermi un attimo, rispetto al sabato in cui vengono rubate le targhe, quanti giorni prima lei incontrò Graviano, Aldonei e a Torvaianica? Stiamo parlando di a Torvaianica, cioè al Bardone? Sì. Subito, perché il momento in cui ci lascia Giuseppe Graviano, noi entriamo in una fase esecutiva, quindi possiamo dire giorni, non credo più di una settimana, ma pochissimi giorni. Ma non riesce a quantificarli questi giorni? No, però stiamo parlando di giorni, perché i momenti in cui lo va via, noi, siccome era stata programmata per una domenica, sì, perché il discorso dello stadio era, siccome lì una domenica gioca la Lazio, una domenica gioca la Roma, quindi lo stadio ogni domenica. Sì, e quella che partita era? Non ricordo che partita era, perché di calcio non ne capisco niente, non nemmeno mi interessa. Quindi non si ricorda. Poteva essere un particolare magari che le era rimasto in mente. Quindi pochi giorni prima, rispetto al furto delle targhe, lei dice c'era stato l'incontro con Graviano, tanto a Roma che a Torvaianica. Le targhe vengono rubate, vero? Sì, il 21. Se
se la ricostruzione che è stata fatta, perché questo furto di traghi è fondamentale, perché è qui un po' si incastona tutta la storia per chi segue e chi inizia. Sì. Perché fino adesso, per quello che ho capito, diciamo che non si capiva se è stato tentato, c'era, non c'era, o se è stato fatto, se non c'era. Quel furto di targa un po' dà delle connotazioni concrete di quello che sia la storia. Quindi quel furto di targa, dice lei, dà connotazioni concrete a un attentato che davvero doveva consumarsi. Sì, sì, esatto. E lì si collocano gli incontri prima e gli incontri dopo. Benissimo. Quindi rubate le targhe, che cosa fate? E allora le targhe vengono portate in questo capannone che noi avevamo a disposizione quasi fuori da Roma, adesso non ricordo la zona, la rusticana, una cosa del genere. Quindi abbiamo tutto pronto per la domenica. Sì. Il pianiera, no? Che imbottivamo la tema piena di esplosivi, mettevamo quegli accorgimenti differenziali negli ammortizzatori per non farla abbassare di dietro. Sì. Preparare tutto con l'occorrente, perché c'era anche lì una parte di elettronica, perché l'attentato doveva avvenire con il telecomando. Quindi abbiamo tutto pronto il sabato sera, domenica verso le 12:30, l'una, ci ritroviamo tutti nel capannone lì, non mi ricordo a che ora siamo partiti, perché lì c'era il problema del posteggio. Sì, lì intende l'Olimpico. All'Olimpico, esatto. Quindi siamo partiti Lo Nigro e Benigno, Lo Nigro alla guida della tema imbottita di esplosivo, io alla guida della motocicletta. Sì. Quindi cosa doveva avvenire? E poi c'era lo Scarano assieme a cosa? A Giacalone. Sì. Partiamo questa carovana in direzione Stadio Olimpico, arriviamo lì, cioè il piano era che Lo Nigro Salvatore Benigno. Sì. Nella croma, no, nella tema. Arrivando lì, il Benigno doveva azionare, mettere in armo la tecnica dell'elettronica, in modo che detonasse. No, con il telecomando si azionava, che già era messa in carica, e lui spingeva bottone. Quindi doveva predisporre il detonatore da azionare col telecomando. Esatto, loro hanno posteggiato la tema e io ho preso il Benigno, Cosimo Lo Nigro è salito in macchina con Giacalone e con lo Scarano, e dovevano stare lì, stare in zona. Io una volta preso il Benigno è salito nella moto con me e ci siamo recati in una villetta lì vicino, aspettare l'ora propizia che terminasse la partita. Siccome già avevamo fatto dei sopralluoghi, c'era un posto dove noi potevamo un po' osservare tutto quello che avveniva giù allo stadio. Sì. È un monte, mi sembra che si chiama Monte Mario, una cosa del tipo. Comunque è un monte un po' più sollevato rispetto allo stadio. Sì. Dell'Olimpico. Quindi all'orario propizio ci siamo messi in sella e siamo arrivati in questa postazione. Eravamo in attesa di che passassero i carabinieri, quindi iniziano a uscire le persone. Dato punto iniziano a muoversi questi pullman di carabinieri, ma c'erano anche a cavallo. Quindi quando arriva proprio al sotto, nel punto dove era stata posteggiata la macchina, più di un pullman, c'erano anche i carabinieri a cavallo, Benigno aziona il telecomando. Sì.
non dall'impulso per la deflagrazione. Cioè non esplode. Non esplode, quindi lui continua a schiacciare, tant'è chiaro che lui aveva perso la visuale. Questo fatto che Benigno schiacciasse il telecomando avviene sotto la sua diretta percezione? No, siamo accanto noi. Appunto, quindi lei vede il tentativo. Io perché osservavamo noi cioè i carabinieri che stavano transitando, il momento in cui si raggruppavano tutti attorno alla tema, quindi diciamo che lui era l'addetto per schiacciare, però io ero là anche per dare una mano, anche se quello che poteva servire. A che distanza vi trovavate dalla tema che doveva deflagrare? Accanto, eravamo proprio accanto a braccetto, se così. Sì, lei è la Nigro, ho capito, la vostra distanza dall'autovettura che doveva esplodere. Era in sicurezza perché avevamo fatto tutte le valutazioni in merito, perché c'era la paura, siccome eravamo un po' molto, secondo me, vicine. Però c'era il fatto che eravamo in una posizione più elevata, quindi l'onda d'urto difficilmente poteva arrivare da noi, ma anche delle schegge. Comunque eravamo messi in una posizione che avevamo fatto tutte le valutazioni necessarie per rimanere in sicurezza. Da questo, sicurezza. L'ordigno non esplode. Non esplode, quindi io che sto guardando giù, noto il Benigno che comincia a tal punto gli disse di bloccare tutto, perché i pullman erano passati, i carabinieri erano passati a cavallo, i pullman, sto parlando dei carabinieri. Sì, sì. A quel punto c'erano. In quel momento quindi è lei che decide di interrompere l'azione? Sì, di interrompere, perché a quel punto diciamo che era fallito tutto, perché non erano più a morire i carabinieri, ma erano lì a morire civile. Quindi abbandonate il luogo, ritengo. Quindi a quel punto gli disse di bloccare tutto, sospendiamo tutto, quindi ci mettiamo in sella della moto, scendiamo da questo monte. Quando arriviamo là, siccome il Benigno è là quasi vicino, non proprio a tiro, proprio che in una zona di pericolo, il Benigno continua a schiacciare, che ci sono arrabbiato, che se avevo detto di bloccare tutto, blocca tutto, perché non è finito tutto, non si fa. Quindi tentò nuovamente, sostanzialmente, premendo il telecomando. Sì, no, perché lui era convinto che la distanza non dava l'impulso, quindi se ci siamo avvicinati era convinto che dava l'impulso. Però grazie a Dio questo non è avvenuto. Non è avvenuto. Quindi cerchiamo di contattare il gruppo, perché eravamo rimasti che dopo l'attentato c'era un punto d'incontro. Sì. Siamo arrivati nel punto d'incontro e non abbiamo trovato nessuno. Qual era il punto d'incontro? Era un punto dove, sempre lì vicino allo stadio, però una zona dove noi poi di lì ci facilitava l'imbocco per la strada per andare a casa dello Scarano. Sì. Non dovevamo ritornare noi né nel magazzino e nemmeno ci dovevamo ritrovare poi tutti a casa. Sì. Quindi siamo andati a casa dallo Scarano e li abbiamo trovati a tutti e tre là. Gli abbiamo comunicato che tutto era fallito e loro convinti che noi stavamo scherzando. Gli dissi che tutto era fallito, quindi si sono accettati che effettivamente era la realtà, che tutto era fallito. Gli dissi che ora andavamo lì a prelevare la macchina. Cosa avvenne? Che il Lonigro, quando è sceso dalla macchina, buttò la chiave. Sì, quando è sceso dalla macchina, posizionandola quindi nel luogo dove doveva esplodere. Esatto, quando ha posizionato la macchina, l'ha chiusa, sì. Andò via e buttò la chiave della macchina. Quindi siamo andati in panico, perché là eravamo nei guai, perché la macchina non poteva rompere il vetro, perché si ci avvicinava là con tutto quel che avevamo noi messo. Quindi si decide di mettere siccome avevamo dell'esplosivo, preparare una cosa veloce da mezzo chilo e andarla a mettere sotto la macchina.
anche per levare tutte le tracce che noi avevamo lasciato. Per far esplodere comunque l'autovettura. Sì, però questo, diciamo, stiamo parlando noi in fase di sera, no? Perché sì. Già aveva fatto iniziato a fare buio. Quindi siamo arrivati là a cercare questa chiave, non siamo riusciti a trovare. E c'era questa macchina posteggiata lì da sola, perché tutte le macchine erano andate via e quella macchina era rimasta lì. Sì. Quindi si prende la siamo ritornati a casa dello Scarano, lì si prende la decisione di mollare tutto e come va. Quindi avete deciso di abbandonare l'autovettura dove si trovava sostanzialmente. Sì, e di rientrare tutti a Palermo nell'immediatezza. Quindi abbiamo deciso, io ho deciso di scendere subito, il Benigno ha deciso di scendere subito anche con me, il Lonigro e il Giacalone decidono di muoversi l'indomani, che tra l'altro si era fatto anche tardi. Sì, arrivati a Palermo. Sì, io e Benigno rientriamo a Palermo, io a casa mia, e stiamo aspettando il rientro dei ragazzi. Era stato comunicato anche a Nino Mangano, quindi la cosa, a Giuliano, quindi Agricole, che tutto era fallito. Quindi stiamo aspettando il rientro di Cosimo Lonigro e di Giacalone Luigi. Quando rientrano poi ci comunicano che effettivamente loro l'indomani, una pazzia totale, sono andati a cercare un carattrezzi, che questo ha prelevato la macchina, loro si sono messi a distanza e c'era questa macchina che transitava nella città di Roma, perché doveva andare fuori Roma, armata, caricata con tutto quello che c'era, una follia totale, che se ciò potesse avere non sapeva. Quindi è stata portata in uno spacciacarrozza e lì hanno cercato un po' di disarmare l'esplosivo, ci sono riusciti. L'esplosivo poi è stato portato in questa villetta che aveva preso in affitto lo Scarano, nei pressi di fuori Roma, Capena mi sembra che sia la località. Quindi è stato recuperato poi l'esplosivo. Sì, esplosivo che poi, siccome quando hanno arrestato a Giacalone e a Antonio Scarano, sì, noi ci preoccupavamo che qualcuno di loro si potesse pentire. Sì. Quindi in quell'occasione abbiamo mandato a Roma a Giuliano Francesco e Pietro Romeo, perché in quella circostanza si era avvicinato Pietro Romeo. Tra l'altro era uscito da poche settimane dal carcere. Quindi si sono arrecati questi a Roma, in questa villetta a Capena, hanno prelevato l'esplosivo e l'hanno sotterrato lì nei pressi di questa villetta. La cosa è che quando si è pentito Romeo ha fatto trovare l'esplosivo. Infatti quei due balle, forme di parmigiano, che sono state trovate lì a Roma, era l'esplosivo quello che era stato destinato per l'attentato all'Olimpico, fallito attentato all'Olimpico. Quindi è quello poi sequestrato. Quindi stiamo aspettando noi il rientro di Giuseppe Graviano. Sì. Rientro che poi una sera poi apprendiamo nella mezzo di informazione che erano stati tratti in arresto sia il Filippo Graviano e Giuseppe Graviano. Quindi voi siete tornati a Palermo, lei ci ha spiegato che fine fa l'esplosivo, e a Palermo voi aspettate che rientri anche Giuseppe Graviano, così? Esatto, anche per capire chi le aveva detto, chi vi aveva avvertito che Graviano stava rientrando a Palermo. No, aspettavamo, sapevamo che lui non, perché tra l'altro io a Giuseppe l'ho lasciato a Roma, quindi noi sappiamo che loro non ci sono. Quando scendo giù a Palermo, che io cerco il contatto, l'incontro con Giuseppe, mi dicono che è fuori. Quindi se lui era in Sicilia io l'avrei incontrato per comunicare anche il fallimento dell'operazione. Quindi per quello che già ci ha detto, sostanzialmente lei Graviano non lo vede più in quel momento storico. Certo, perché se noi collochiamo il fallito attentato il 22, sì, loro sono stati tratti in arresti il 27, vedete l'asso di tempo così breve. È molto ristretto. Senta, quando Graviano
insiste per la consumazione dell'attentato all'Olimpico e fa riferimento al fatto che contorno non si può ammazzare perché bisogna cambiare esplosivo, ma soprattutto al fatto che i calabresi si sono già mossi e lei ha detto prima non possiamo fare brutta figura, me lo ricordo bene? Sì. Così? Sì, perché... le dice Graviano quali calabresi? No, però poi nel tempo ho avuto modo, poi negli anni 70 i fratelli, quelle erano due fratelli, però successivamente non ho più sentito parlare di queste fratelle, che erano amici di Nino Marchese. Ora arriviamo a queste cose, quindi mi perdoni, quindi in quel momento in cui le parla e le dice i calabresi si sono già mossi non fa riferimento ad alcun nome? No, esatto, sì. Non dà nessuna indicazione di chi... Mi perdoni, ma quando parla di calabresi, di quali calabresi parla? Perché calabresi, ovviamente calabresi sono pure io, cioè di che cosa sta parlando? Calabrese, per quello che ho avuto modo di approfondire successivamente, di avere delle conoscenze dirette, sono i Peromalle. Sono? Per quello che ho avuto modo di capire, di quello che mi è stato detto, diciamo che il nostro punto di riferimento era il Peromalle il Vecchio. Non so se è molto adesso. Quando lei... Diciamo che erano questi... Diciamo che non, per quello che ho avuto, anche perché poi sai in carcere, poi ho avuto modo di incontrare a Mommo Mulè, quindi Girolamo Mulè, che sarebbe il nipote, non so con quale aneddoto del familiare, però so che è il nipote dei Peromalle. Spatuzza, fermiamoci un attimo. Lei sta dicendo che quando nel suo ambiente di provenienza, quindi in Cosa Nostra Palermitana e nel gruppo di cui lei faceva parte, quando si parlava di calabresi si parlava di Peromalle. Riesce a ricordare in quale occasione questa è lei l'occasione, apprende questo riferimento? Sì, in carcere da Filippo Graviano, da Giuseppe Graviano, perché si parlava di persone serie. Poi ho avuto modo anche di constatare la cosa tramite Mariano Agate. Mariano Agate. Quindi, sì. Quindi una serie di cose che non avevamo sul punto di riferimento in Calabria, nei Peromalli. Nei Peromalli. Farei io delle distinzioni, ad esempio i Notar Giacomo, i fratelli. Sì, i Notar Giacomo, ora ci arriviamo. È un'epoca. Poi c'è l'epoca, secondo me saranno questi i riferimenti dei Peromalle quanto riguarda i carabinieri, e poi c'è un'epoca successiva, quella che colleghiamo noi il traffico dei stupefacenti che abbiamo fatto con anche dei fratelli calabresi, però sono tre epoche distinte. Lei dice c'è l'epoca dei Notar Giacomo e ora ci arriviamo, c'è l'epoca dei Piromalli che è quella degli attentati ai carabinieri, ha appena detto, e poi c'è l'epoca del traffico di armi che è un'altra famiglia, ora ci arriviamo. Io vorrei che lei ricordasse però, perché ha fatto riferimento a Filippo Graviano, no? Un attimo fa, un episodio che avviene nel carcere di Tolmezzo nel 98, in cui... Nel 98 lei intanto era detenuto a Tolmezzo, ci ha già detto stamattina. Sì. Insieme ai fratelli Graviano. Nel 98, in quel periodo in cui eravate detenuti insieme, lei registra le lamentele per il carcere duro da parte di alcune persone. Sì, questo particolare lo ci racconta posso... questo episodio. Pubblico Ministero, scusi un attimo, prima di andare avanti dobbiamo fare una pausa brevissima. Va bene, ripartiamo da qui, Presidente. Discussione di 5 minuti. Thank you.
Dico, stavate un po' cercando di capire, volevamo capire anche i tempi, se oggi riusciamo a fare esame e controesame. Presidente, se dobbiamo interrompere... No, ora non si interrompe. No, ora no. Dico, siccome uno dei giudici popolari ha un impegno per le tre. Io penso che l'esame possa concludersi. Per le tre? Credo di sì. Vabbè, vediamo magari la parte civile, l'avvocato. Vediamo, esatto. E allora possiamo riprendere? C'è il signor Graviano, Spatuzza, ci sono. Non vedo nessuno veramente. Signor Presidente, qui al signor Terni, un attimo che è dovuto rientrare un attimino in cella e poi rientra. Graviano. È in cella, ma che tempi ci sono? No, sta arrivando, non c'è problema, è andato un attimo, sì. Aveva un problemino. Scusate, dal sito riservato invece? C'è qualcuno nel sito riservato? Qua c'è il signor Gravia. Sta telefonando? Signor Presidente, azione di Terni, l'imputato Graviano è presente in sala. Sì, grazie. Mi pare di vedere ora qualcuno nel sito riservato. Pubblico Ministero, approfittiamo, lunedì ci sarà l'udienza, giusto? Ci sono dei testi già, siamo sicuri che ci potranno essere? Sicuri non siamo, Presidente. Però, perché per quanto riguarda il controesame di Spatuzza, potremmo fare venerdì prossimo, forse è meglio, così anche i difensori hanno più tempo per... Sì, certo. Invece lunedì facciamo un'udienza per testi di PG. Se è possibile, pomeridiana. Pomeridiana perché ora? Tu Walter. Vediamo un attimo, perché ci si accavallano purtroppo. Va bene, puoi farla tu la mattina? Va bene la mattina. Va bene anche la mattina? E poi si riserva di indicare ai difensori? Sì, sono gli stessi che avevo indicato la volta scorsa. Ah. Sì, purtroppo rimane il dubbio che vengano, ma sono quei tre che avevamo già indicato. Va bene, mi pare che ci siamo, giusto? Dal sito riservato possiamo continuare? Ci sentite? Sì, la sento, Presidente. Va bene, il signor Spatuzza è presente, mi pare di sì? Sì. Va bene, e allora, prego, il pubblico ministero può continuare con le domande. Sì, sì, Spatuzza, allora... Le avevo chiesto di un episodio che è avvenuto in carcere nel 98, che vorrei che lei raccontasse, che riguardava lei, Filippo Graviano e il riferimento ad alcuni calabresi, campani, pugliesi. Sì, cosa avvenne? Avvenne, siccome c'erano delle lamentele, no? In carcere che... E attribuivano a noi la paternità del 41 bis. Sì. Perché attraverso le stragi è stato fatto questo decreto del 41 bis.
Sì. Quindi un po' noi eravamo responsabili di questa ulteriore sofferenza per i detenuti. E quindi io ho segnato questo malessere carcerario che c'è un po' in giro a Filippo Gaviano e mi ha detto subito che parlassero con il loro padre, che gliela raccontano loro la storia. Cioè, nel senso che la gente che parlava a sproposito perché non sapeva effettivamente tutto quello che c'era dietro. E questi che si lamentavano erano appartenenti all'Andrangheta, alla Camorra, ad altre organizzazioni era un po' un malessere generale di quello che sia il mondo penitenziario, perché là la maggior parte erano tutte siciliane, calabrese e campane. Ma tutti al 41 bis, lei questo intende? Sì, sì, stiamo parlando perché attribuivano a noi la paternità del decreto questo ministeriale, il cosiddetto 41 bis. Perché attraverso dopo le stragi di Capaci e Via D'Amelio hanno fatto questo decreto, questo asperimento di pena di quello che sia la detenzione. Benissimo. Ora, prima di arrivare alle tre fasi di cui lei ha parlato, lei ha individuato tre fasi di rapporti in 'Ndrangheta Cosa Nostra, Notar Giacomo, Piromalli, Molè e un'altra famiglia, adesso vedremo quale, in relazione ad un traffico di armi, mi pare di aver capito. Io vorrei che lei tornasse un attimo alla sua determinazione di uccidere Totuccio Contorno. Lei era molto deciso su questo. Deciso perché aveva un sentore di quello che Totuccio Contorno fosse coinvolto nella sparizione di mio fratello. Sì. Però i momenti in cui inizia sul rapporto bellissimo con Giuseppe Gaviano, io ho segnato che magari se potevamo fare trovare le ossa a mia mamma, sì, mio fratello, sì, perché purtroppo no, non abbiamo trovato più niente. E quindi volevo capire qualche cosa soprattutto sulla situazione di mio fratello. Quando lui mi portò la risposta, perché mi disse che doveva parlare a un persone più grande, perché stiamo parlando in quegli anni, fine 70, inizio 80, eravamo minorenne quasi con Giuseppe Gaviano. Sì. Quindi quando mi portò la risposta e mi disse che effettivamente Totuccio Contorno era coinvolto nella morte di mio fratello, ho inteso dargli la vita, perché tra l'altro gli era stato ucciso il padre, che lui mi disse che la responsabilità era, si riteneva che Totuccio Contorno fosse l'autore dell'omicidio di suo papà. Del padre di Giuseppe Gaviano. Sì, Michele, esatto. Quindi diciamo che è un nemico che avremmo speso tutta la nostra vita pur di portare a termine la nostra missione di vendetta. Quindi lei, quando insiste con Gaviano di uccidere Totuccio Contorno, lo fa tanto in relazione quindi alla sua responsabilità, intendo la responsabilità di Contorno in relazione all'uccisione di suo fratello, che del padre di Giuseppe Gaviano. Esatto, perché sa una cosa, signor Pubblico Ministero, quando io ho trovato Contorno, signor Presidente, sa quando ho trovato, sapete, quando ho trovato Contorno a Roma, io ero convinto che come scendevo su, giù, salivamo con i carri armati. Quando ho comunicato questa notizia a Giuseppe Gaviano, che nell'occasione c'era anche Matteo Messina Denaro, il Gaviano mi risponde che ci sono altre priorità. Cioè, forse sono convinto che in quella circostanza qualche cosa, qualche malessere iniziò a partire, cosa che nemmeno ne ho avvertito io la natura, però cosa che mi ha turbato tantissimo, cosa che mi ha amareggiato tantissimo. Come ti ho dato la vita, abbiamo a portata di mano quello che sia il nostro nemico, anche perché un po' si temeva che Contorno
potesse fare ancora del male. Quindi avevamo non solo la questione aperta, quello che sia una vendetta, ma anche per tutelare i nostri familiari. Quindi a quel punto dici che ci sono altre priorità che erano le stragi. Pensate un po', mettere in secondo piano una questione così personale la fa capire lunga, ma questa è una mia deduzione, stiamo attenti. Sì, di quello, certo, che ci certo. Diciamo, il dato obiettivo è che quando lei propone di uccidere Contorno, che avevate individuato a Formello, nel momento in cui vi incontrate a Torvaianica, giusto? No, mi scusi, no, questo quando io a luglio vado a prelevare le armi del 93 a Roma, e lo Scarano mi dice che c'era la possibilità di trovare Contorno, cosa che io poi sono andato a casa lì per capire effettivamente avevo trovato il Contorno, ma questo a luglio del 93, luglio, agosto che sia. Quando sono sceso giù, quando sono sceso giù, sì, che il primo incontro che ho avuto con Giuseppe Gaetano, che lui voleva capire, io ho spiegato che avevo trovato Contorno, sì, io ho convinto che stavamo lì con i carri armati, cosa che non avvenne, non solo non avvenne, ma non era in programma nemmeno nelle cose successive. Penso un po', siamo andati a cercare Lucio Contorno poi nel 96, nel 95 che sia. Benissimo. Questo l'avevo capito. Dal suo racconto precedente mi sembrava di aver compreso che quando vi spostate dal Donei a Torvaianica e poi fate l'incontro di Torvaianica, lei tenta di nuovo, visto che c'era stato l'accordo con Dell'Utri e Berlusconi, di dire: ma che lo facciamo a fare l'attentato all'Olimpico, ammazziamo Contorno. Sì, questo l'ho detto stamattina. No, io, siccome era una cosa che lui aveva nemmeno non sospesa, nemmeno aveva messo in calendario, io lì a Roma, siamo tutta la squadra, perché eravamo tutti là, facciamo Contorno e ce l'abbiamo il pensiero. Anche in quell'occasione invece Giuseppe Graviano le dice di no. No, perché con quello gli dovevamo dare il colpo di grazia, quindi nemmeno anche perché tra l'altro abbiamo spiegato stamane c'era la questione dell'esplosivo, però là avevamo le armi, potevamo fare tutto quello che volevamo, anche se non si voleva fare con l'esplosivo, lo potevamo fare con le armi, perché tutto il gruppo di fuoco era lì sopra. Quindi non ci fu nessuna apertura di Giuseppe Graviano verso l'omicidio di Contorno? No, non c'è stata, perché lui l'ha motivata in due situazioni, una quella dell'esplosivo, un'altra perché i calabresi si erano mossi. Benissimo. Quindi a maggior ragione che noi dobbiamo portare avanti la situazione dei carabinieri. Ho capito. E allora, riprendiamo il rapporto Cosa Nostra 'Ndrangheta, che lei suddivide in tre momenti. È così? Sì, esatto. E lei dice prego. Sì, prego. No, se aveva qualcosa da dire, purtroppo il ritardo nel collegamento, videoconferenza a volte. E quindi sono tre epoche successive. Quello che a me mi vede più coinvolto è quello del 95, quando abbiamo fatto il traffico di hashish con delle armi, con dei calabresi, che so che uno è stato arrestato in Olanda, non mi viene il cognome di questi fratelli. E allora ci racconti che cosa avviene nel 95, qual è il suo rapporto con questa famiglia calabrese, di che cosa vi occupate e soprattutto chi sono i protagonisti di cui lei ricorda i nomi, poi vediamo la famiglia qual è. E allora cosa avviene? Mentre noi ci troviamo lì su Roma, a Roma, per cercare obiettivi, in un'epoca che se eravamo saliti lì per fare dei sopralluoghi. Quindi in quell'occasione lo Scarano gli disse all'Onigro che c'erano dei calabresi che intendevano fare un traffico di hashish con noi. Il problema di questi calabresi è che gli serviva una barca che andasse lì in Spagna, no, in Marocco, a prelevare dell'hashish e portarlo qui in Sicilia oppure nel Lazio. E sbarcarlo nel Lazio oppure in Sicilia. Quindi
Abbiamo fatto un incontro a Roma e siamo andati io, lo Scarano, il Lo Nigro, e si sono presentate delle persone calabresi, di cui uno si faceva chiamare Peppe. So che erano due fratelli questi. Quindi, di cui lei non ricorda il cognome, però. No, adesso no, per adesso no. Prego. Nirta. Nirta. Sì, fratello Nirta. Prego. Quindi cosa quindi concordano un po', siccome il papà di Cosimo Lo Nigro aveva un peschereccio, di cui questo peschereccio noi lo utilizzavamo per il traffico delle sigarette di contrabbando. Sì. Quindi hanno concordato un po' tutto e diciamo c'era in piedi questa cosa. Quando fu che il discorso si è approfondito, Cosimo Lo Nigro porta a conoscenza il Mangano Antonino, perché in quel periodo era reggente Mangano Antonino, di questi calabresi. Sì. Quindi il Cosimo Antonino gli dice, Nino a Cosimo, vacci a Leggio, perché dici dobbiamo approfondire la storia di questi calabresi, chi sono, chi non sono, se sono amici o non sono amici. Sì. Quindi gli ha messo lo stop a Cosimo Lo Nigro, perché Cosimo Lo Nigro già stava facendo già l'affare. Quindi abbiamo aspettato l'esito definitivo e Nino comunica a Lo Nigro che sì, il traffico lo può fare, però di andarci piano con i piedi di piombo con questi calabresi, perché non sono della schiera della nostra appartenenza. Perché dice che le cose non sono tante chiare in questo posto della Calabria. Perché qual era il problema che avevano questi in Irta? Lei se lo ricorda? No, so che non erano, innanzitutto non appartenevano alla nostra chiesa, cioè nel... Cioè che vuol dire? Schiera, come la possiamo dire? Al vostro schieramento, alla sì, vostra corrente. Sì, diciamo, non erano amici nostri, non solo non erano amici nostri, ma c'è di più, avevano dei problemi irrisolti lì in Calabria, quindi in certo qual modo ci facciamo noi il traffici, ma li teniamo sempre sott'occhio che possono essere dall'altro anche i nostri nemici. Ho capito. Il contatto con questi Nirta ve l'aveva creato Scarano Antonio? Sì, però lo Scarano Antonio è messo, non ha più perché entra un contatto diretto con Cosimo Lo Nigro, con questi Nirta. Tant'è che questi più di una volta sono scesi giù in Sicilia. Quindi poi si è messo in piedi questo traffico di hashish, che il papà dello Nigro sono andati assieme, mi sembra in quell'occasione anche Garofalo Giovanni, un collaboratore di giustizia che era a bordo di questo peschereccio. Quindi sono andati a fare il prelievo lì in Marocco e sono però i patti erano che l'hashish doveva essere scaricato non nel Lazio ma nella costa palermitana. Ma di che quantitativi parliamo? Ma tantissimi chili, perché adesso non so, però stiamo parlando sui 500 kg, una cosa del genere, però i colli erano tanti, tant'è che però come pagamento noi abbiamo preteso che scaricavamo tutto lì, tale circostanza avvenne nel vicino Capaci, adesso non mi viene il nome, comunque nei pressi di Capaci avvenne lo scarico di questo hashish. Abbiamo preteso noi che noi prendevamo sia il nolo, cioè il trasporto della barca, sia il prezzo dello scarico, venisse pagato tutto in materiale, cioè in droga, non soldi, ma quindi la droga quando l'abbiamo portato nei magazzini nostri. Ci siamo tenuti noi la quota che spettava a noi, abbiamo caricato tutto in un camion ed è stato consegnato, mi sembra, a Milano questa hashish, cosa che si è caricato il carro
Pietro Carra, persona vicinissima alla famiglia di questo Demetrio. Pietro Carra? Sì, sì, Pietro. Collaboratore di giustizia. Benissimo. Senta Spatuzza, forse lo aveva già detto, ma vorrei che lo precisasse meglio. Quand'è che si inizia diciamo a operare insieme ai calabresi per l'hashish? No, il discorso inizia mentre i fratelli Graviano erano fuori. Cioè? Perché noi ci trovavamo lì a Roma per fare dei sopralluoghi, quindi avviene questo incontro in fase di strage. Adesso non riesco a collocarla. Quindi i sopralluoghi di cui ci parlava prima? Sì, sì, sì. Quindi avviene questo contatto che poi si materializza con Nino Mangano. Benissimo. Quindi stiamo parlando del 93-94. Benissimo. No, scusi, mi perdoni per fare correttezza, cioè dopo l'arresto dei fratelli Graviano nel 94. Dopo l'arresto dei fratelli Graviano. Senta, si parla anche di armi. Sì, in tale occasione noi, siccome c'era questa sempre affanno di armarci a trovare armamenti di qualsiasi genere, anche di armi pesante, siccome si era creato questo contatto che poi è diventato contatto di famiglia, perché non so se quando si è sposato qualcuno dei Nitta, un matrimonio lì in Calabria, Cosimo Lonigro con tutta la sua famiglia si sono recati lì, cosa che noi eravamo contrari di questa cosa, tant'è che mi sembra che è stato menzionato da un controllo di polizia mentre c'era questo festeggiamento, sono state segnalate sia lui e sia tutta la sua famiglia. Quindi poi un rapporto che si è stretto, le dice? Sì, sì. Tant'è che quando dopo l'arresto di Nino Mangano, il fratello di Cosimo Lonigro, tra l'altro Cosimo Lonigro era in carcere, mi disse che si poteva impostare una bellissima cosa, sempre di proseguire quel rapporto con questi calabresi, con i Nitta. E gli disse fai venire a qualcuno qui giù così ne parliamo bene. E in tale occasione sono venuti due calabresi che erano imparentati con i Nitta. E un po' abbiamo cercato di impostare qualche cosa di traffici successivi. La cosa che in quella circostanza l'incontro l'ha formalizzato il Garofalo Giovanni, collaboratore di giustizia. In quanto riguarda le armi, sì. Quindi noi cercavamo si era creato il suo rapporto con Nitta e loro avevano degli agganci in Olanda. Adesso tra l'altro c'è stato anche un viaggio di Cosimo negli Stati Uniti, adesso non ricordo quale sia la località, sempre in virtù di contrabbando di hashish. Perché come agivano i Nitta? Mandavano un uomo suo in Marocco per seguire tutta la coltivazione. Infatti quando il peschereccio da Palermo è partito per andare in Tunisia ha riportato con sé uno dei Nitta, la persona che aveva curato tutto quello che sia lo sviluppo dell'operazione, non della coltivazione, perché loro la curavano sin dall'inizio della piantina, poi tutto alla macinatura e quello che sia. Quindi i Nitta stessi operavano in Marocco, quindi lei dice? Sì, sì, perché infatti quando, cosa che io sapevo, perché cosa per trovare l'hashish, la droga al 100% te la deve curare sia dalla piantina fino a che poi sia che il prodotto finale, se così possiamo dire. Quindi a tale occasione che c'era la possibilità di recuperare AIME, loro hanno fatto sapere a noi, stiamo parlando nella reggenza Mangano, per contestualizzare la situazione. La reggenza Mangano, ora ci fermiamo un attimo su questo, completi, quindi armi, che tipo di armi? Sì,
Quindi e loro hanno fatto sapere che c'era la possibilità di trovare anche i carri armati addirittura. Beh, carri armati, quindi, diciamo, non sono proprio pratici. No, non metaforicamente. Come? Lo dico, ma non metaforicamente. Quindi sul serio. Nel senso della parola. Quindi avevano disponibilità di armi di qualsiasi tipo, possiamo dire così? Di qualsiasi tipo. Noi bastava che facevamo la lista e loro provvedevano a tutto. In IRTA. Cosa che abbiamo fatto tutta la lista, tutto quello che ne occorreva e armi che poi successivamente sono arrivate. E che armi erano? Stiamo parlando c'erano delle mitragliette, questi Meneuzzi, queste piccoline di nuova generazione, una cosa che poi alcune delle armi di quel carico sono state trovate in una casa mia. Quindi stiamo parlando dei fucili a pompe, già in quell'occasione c'era anche un lanciamissile. Cosa che purtroppo non è stato mai ritrovato perché l'avevo io in consegna, l'avevo affidato a queste persone. Ma quello che lei intende, ma lanciamissile è un bazooka o proprio un lanciamissile? No, lanciamissile, quello che addirittura aveva nel missile, la cosa che pescava le fonti di calore, una cosa del genere, una cosa micidiale, tant'è che questo lanciamissile era stato anche armato perché in quel periodo Reggio in Samanga non si voleva abbattere l'elicottero dell'elisoccorso che volava da Borca de Falco, che sapevamo che in quell'elicottero viaggiava Caselle, Giancarlo Caselle, l'ex procuratore di Palermo. Lei parla di questo rapporto durante la reggenza Mangano. La reggenza Mangano, che abbiamo detto già stamattina, inizia con la cattura dei fratelli Graviano, no? 27 gennaio 94. Lei è certo che il rapporto con i NIRTA non nasca invece prima e non nasca con i fratelli Graviano? Sì, l'ho detto io. Quando noi ci troviamo a Roma per fare dei sopralluoghi per gli attentati, io ho partecipato all'incontro con i NIRTA. Sì. Quindi quando scendiamo giù, il Nonigro ha l'obbligo di comunicare non tanto a cosa al suo capo famiglia, nel senso di Tagliavia, Ciccio Tagliavia, perché in quel periodo Ciccio Tagliavia era stato tratto in arresto, quindi il referente è Giuseppe Graviano. Quindi quando siamo scesi giù, l'Onigro ha comunicato a Giuseppe Graviano che c'era in piedi questa bellissima situazione dove noi potevamo gestire il traffico di hashish. Cosa che poi si è concretizzata con Mangano Antonino. Ho capito, ora ho capito. Hashish quindi poi concretizzatosi, le armi vi sono state fornite, lei dice poi il rapporto si stringe, addirittura si partecipa ad alcune cerimonie. Come si conclude il rapporto con i NIRTA, se lei lo sa, se si conclude? No, con i NIRTA non si è mai concluso il rapporto perché lo disse poc'anzi che il periodo della mia reggenza c'è stato un incontro sempre con i NIRTA, diciamo ambasciatore dei NIRTA, perché non c'era nessuno dei due fratelli, però venivano in virtù della famiglia NIRTA. Quindi questo incontro si era creato per future investimenti e traffico di quello che sia stupefacente, perché il fratello dello Nigro praticamente faceva capo a me, nel senso che tutto quello che si muoveva, visto che io ero il capo mandamento e il capo famiglia del Brancaccio, doveva rapportare tutto a me, quindi la famiglia Lo Nigro in secondo piano, ma tutto doveva avvenire attraverso me. Quindi fino a quando lei viene arrestato, sostanzialmente questo rapporto rimane in piedi? Non solo rimane in piedi, tant'è che quando ho avuto l'opportunità di incontrare in carcere all'Onigro, non dice niente, che anche se abbiamo toccato altre situazioni, però di questa amicizia non è mai venuta meno.
Benissimo. Quindi sicuramente nel tempo il fratello o quant'altro l'hanno portato a fine. Senta, lei parla di due fratelli in IRTA, riesce in qualche modo a dirmi che età avessero? Credo che uno, qualcuno ha l'età nostra in, quella, in quell'epoca e qualcuno ancora più piccolino. Quindi se noi parliamo negli anni 93-94, quindi io 28 anni, 27 anni, quindi uno sicuramente ha molto l'età, l'età mia sicuramente, l'altro un po' più piccolino. Vorrei che specificasse meglio quel riferimento che le viene fatto a un certo punto ai NIRTA come soggetti da frequentare, ma con prudenza, perché diciamo interessati non proprio legati al vostro gruppo, al vostro, come l'ha chiamato, al vostro schieramento. Sì. Sì. No, chi è che le fa questo discorso? Questo Nino Mangano, quando l'Onigro riferisce a Mangano tutti i progetti che c'erano in fase di esecuzione oppure in cantiere, quello che sia. Cioè il momento in cui che non è più il referente di Lonigro il Graviano Giuseppe, il referente in quel contesto è Nino Mangano, perché è capo di famiglia, è capo comandamento, quindi gli comunica a Mangano che c'è da portare avanti questa situazione di traffico con questi calabresi. E allora a quel punto Nino, il Mangano, chiede il nome di questi calabresi per chiedere delle referenze. La cosa è stata passata a Leo Luca Bagarella, quindi quando arriva la risposta di Leo Luca Bagarella attraverso al Mangano, che Mangano comunica che sì, con questi ci possiamo fare tutti i traffici del mondo, ma non ci allarghiamo più di tanto, ma non solo, sorvegliamo la visa perché non sappiamo da un momento all'altro se questi possono essere anche dei nostri nemici. Le faccio questa domanda perché lei l'8 ottobre 2013, quando è stato sentito da noi, dice invece che è Giuseppe Graviano che le disse di andarci piano con in IRTA. No, mi sembra difficile questa cosa perché tutto il discorso si sviluppa con Nino Mangano. Nino Mangano, quindi inizia con Graviano ancora latitante, però si sviluppa poi con, sì, Nino Mangano, lei sta precisando. Esatto, perché, perché se teniamo in considerazione che l'incontro, collocando io l'incontro di Roma con questi calabresi, nello specifico in Itta, l'incontro avviene in momenti in cui noi siamo a Roma per fare dei sopralluoghi. Sì, e ce l'ha detto. Quindi nella fase di, nel periodo a cavallo le stragi, sì, quelli che siano ancora prima dell'Olimpico, no? Sì, sì, sì. Quindi, sì. Quindi stiamo parlando noi di agosto, forse settembre del 93. Quindi quando lui comunica a Giuseppe Graviano che c'è in piedi questa cosa, quindi è un discorso che poi si sviluppa successivamente con Nino Mangano. Ho capito, va bene. Senta, poi lei parla di un secondo momento di rapporti Cosa Nostra Andrangheta e fa riferimento ai fratelli Notar Giacomo. Vero? Sì, sì. Ci illustra meglio di che cosa stiamo parlando? E allora, questo io lo apprendo direttamente da Vittorio Tutino. Sì. Perché in quel periodo si dice che c'erano, non solo da Vittorio Tutino, ma anche da Iano, lo chiamavo, Sebastiano Lombardo. Sì. Persona vicinissima alla famiglia mafiosa di Brancaccio, sì, che c'erano ospiti nel noto villaggio Euromare, questi calabresi che qualcuno era ferito, quindi lo stavano un po' curando a questa famiglia di calabresi.
erano scappate, non so di chi quale sia, agguato o quant'altro, avevano delle impicci là nel loro paese, quindi là, attraverso che erano amici di Nino Marchese, perché poi successivamente ho saputo che erano qualcuno in carcere delle amicizie con Nino Marchese, e diciamo che la famiglia De Brancaccio le ha prese in carico, tanto è che questi hanno messo a disposizione delle armi che sono state all'epoca prelevate da Marcello Tutino, sicuramente, adesso non mi ricordo che ci sia anche coinvolto, ma credo di sì anche Vittorio Tutino. Apra una brevissima parentesi per spiegare chi è Nino Marchese. Nino Marchese è il cognato di Leo Luca Bagarella. Perché la signora Vincenzina, la sorella di Nino Mangano e di Giuseppe Marchese, che sono due fratelli, Giuseppe e Nino Marchese, quindi sarebbero i cognati di Leo Luca Bagarella. Benissimo, quindi lei ha conoscenza di questo rapporto, forse nato in carcere, tra questi fratelli calabresi, Notar Giacomo e Nino Marchese. Che, esatto, cosa, che sì, cosa le raccontano, diciamo, su questo rapporto e sul fatto che ci sia stato appunto quel ferimento di cui parlava prima? Perché questi erano uno, due, tutte e due addirittura feriti, quindi li stavano un po' curando in questo noto villaggio Euromare. Quindi diciamo che la famiglia mafiosa di Brancaccio aveva messo un po' sotto le proprie ali queste ragazze, poi alla fine non so come la storia andò a finire. Perché Euromare era dei Graviano. Prego? Euromare, il villaggio Euromare era dei Graviano, dico. Sì, l'Euromare diciamo che l'ha comprato suo papà negli anni 70, in società con San Severino Domenico, quindi loro avevano una quota in quello che sia l'Euromare. Chi gestiva il villaggio Euromare per conto De Graviano? Ma inizia il discorso là, Domenico Sanseverino a fare la costruzione. Quando fu Sanseverino, Domenico Sanseverino tratto in arresto, quindi hanno dato la gestione a Tullio Cannella. Tullio Cannella. L'ha seguita per tutti questi anni, sì dall'87, 88, quello che sia, 90, fino ai giorni prima che io... prima che l'arrestassero, perché poi ha iniziato a collaborare, gestiva tutto lui lì a Euromare. E Tullio Cannella è interessato dalla fase in cui vengono ospitati questi fratelli Notar Giacomo presso il villaggio? Sì, credo di sì, perché l'ha gestito sempre lui quel villaggio, quindi sin dagli anni fine 88-89, quello che sia, fino all'epoca del 97-96, so che gestiva tutto lui là. Il periodo in cui nascono questi rapporti tra i Graviano e Notar Giacomo qual è? Lei ne ha conoscenza? I periodi li posso collocare io, che non ero ancora sposato, quindi parliamo 86-87. 86-87, poi adesso ci possiamo spingere anche a... No, perché mi sono sposata all'88, quindi 86-87. Quindi quel periodo lì, circa metà anni 80. Senta, lei parlava di armi che transitavano dai calabresi ai Graviano. Sì, questo traffico di armi, addirittura si parlava di armi pesanti, di Kalashnikov. cose che sono andate a prenderle là, come ho detto, di Vittorio Tutino non ne sono certo, ma di Marcello Tutino ho delle certezze. Ma quindi le armi andavano dalla Calabria verso la Sicilia? Esatto, sì. Lei approfondì come mai c'è la necessità di approvvigionarsi di armi da questi calabresi? Ma quello sempre, se un po' tutte le famiglie, non po' tutto, quelle che avevano un po' la mentalità stragista, ad esempio Brusca, erano sempre tutti a cercare armi che poi dovevano fare la terza guerra mondiale. Senta, questi Notar Giacomo lei riesce a collocarli meglio nel panorama criminale calabrese, quindi in ambito di 'Ndrangheta?
Mi posso, se queste erano ferite, però sa, non posso dare una deduzione personale, perché se queste erano ferite sicuramente avevano avuto qualche debebbio a livello delle famiglie lì in Calabria. Ma non ha particolari diretti da fornirci? No, esatto. No. Senta, sempre in relazione a questo traffico di armi, ci sono altri soggetti a conoscenza dello stesso, ovviamente sempre gravitanti nel vostro gruppo? Ma di questo con i nota Giacomo? Sì. Ma, qualche riferimento lo possono dare Tullio Cannella, ma però non, della gestione sì, degli AM purtroppo collaboratore su questo punto. Non so se di relato qualche cosa la può sapere Tranchina, Fabio Tranchina, visto che anche Lupo l'ha un po' diciamo che comandava in questo villaggio romano, anche perché un po' lui curava la latitanza di queste ragazze calabresi. Perché lei l'8 ottobre 2013 fa riferimento ad Emanuele De Filippo e Drago Giovanni. Sì, preciso, perché quel periodo diciamo che non Emanuele, no Pasquale, giusto, Pasquale è quello piccolo, Emanuele sicuramente sì. Giovanni Drago, perché Giovanni Drago diciamo che in quel periodo era stato avvicinato. Che sono collaboratori di giustizia? Sì, oggi da un bel po' collaboratori di giustizia. Senta, poi lei fa riferimento ad un altro episodio che collega Cosa Nostra e 'Ndrangheta, ed è un collegamento che lei opera in relazione al procedimento Golden Market. Mi sente? Sì, chiarissimo. Se lo ricorda questo altro riferimento che lei fece? Del Market, aspetta. Non se posso sollecitare qualche cosa, ma Golden Market, non so se c'era qualche coimputato calabrese, non ricordo in questo momento. Lei parla di un riferimento a Golden Market sempre nel periodo in cui è detenuto a Tolmezzo con i fratelli Graviano. Guarda dottore, la circostanza adesso mi sfugge. E sfugge. Allora cerco di essere più chiaro. Sempre in relazione a questa vicenda Golden Market, lei fa riferimento al ruolo di Mariano Agate, ad una somma di denaro da pagare. Ah sì, mi scusi se non sa, sono eventi di 30 anni fa, 40 anni fa, quindi comunque ascolti, mi perdoni. Che cosa avviene? Incontriamo, siamo arrivati a Tolmezzo, no? E lì eravamo in tutto sei in questo repaitino, e tra cui c'era anche Mariano Agate. Sì, anche qui ci dica chi è Mariano Agate, prima di andare avanti, così allora, la seguiamo meglio. Sì, e allora Mariano Agate io non l'ho conosciuto fuori. Quando sono entrato in carcere ne ho sentito tanto parlare di Mariano Agate, veniva paragonato ad esempio il Reina Salvatore di Palermo, nel senso il Reina, come carisma, no? Come riverenza, rispetto, possiamo dire Mariano Agate era una personalità di spicco, nel senso possiamo dire il numero uno di quello che era il trapanese. Prego. Quindi in quel momento nel reparto di 41 bis di Tolmezzo siete lei, i due fratelli Graviano, Mariano Agate, poi Girolamo Mure, detto da noi Mommo, sì. E poi c'era un calabrese, un napoletano. E adesso è anche un
un trapanese che gli mancava un occhio a questo trapanese, adesso non va bene. Quindi questi eravate i reclusi in quel settore carcerario. Sì, esatto. E quindi? Quindi cosa avviene? Quando, perché siamo arrivati là, ci hanno chiuso a tutte le porte, sia il blindato, sia il cancello, sia il blindato, quindi non, i primi giorni eravamo tutti chiusi. Sì. Poi ci hanno aperto e ci siamo iniziati a salutare, anche se i saluti ce li mandavamo. Quando giorni successivi arrivò Mariana Gate e questo altro mannaggia, non mi viene il nome. L'altro trapanese. Quest'altro trapanese, sì. Quindi il Gaviano, so, estende il discorso, che gli aveva dato, perché poi questo coso mi sembra che avvenne in udienza del processo, della videoconferenza. Comunque il discorso era che aveva dato una cartella di soldi, cioè tante soldi a Mariana Gate per aggiustare il processo di Golden Market. Quando parliamo di tanti soldi, di che somma parliamo? 500 milioni o qualche cosa di più, adesso non ricordo, però ci aveva dato una cartellata di soldi. Quindi erano stati dati questi soldi da Graviano ad Agate. Ma Agate, esatto, che doveva farci con questi soldi? Agate, l'incarico di Agate era quello di aggiustare il processo, quello che era il Golden Market. E come lo doveva aggiustare? Aspetti, mi scusi, di un processo in Cassazione, adesso non mi è chiaro, però l'incarico che aveva il Mariana Gate era quello di sistemare un processo. E questo aggiustamento come doveva avvenire, attraverso chi? Attraverso, per quello che noi un po' mi è stato riferito, quando ho trascorso la latitanza lì nel trapanese, si faceva riferimento a Mariana Gate come persona vicino alla massoneria. Quindi attraverso, diciamo, contatti di tipo massonico. Sì, esatto. Senta, lei ricorda se in relazione a questo aggiustamento e alla somma di denaro di cui lei parlava prima, quindi 500 milioni di lire, il tutto doveva avvenire attraverso dei calabresi? La circostanza adesso non mi è molto chiara, però diciamo che c'era il collegamento che si faceva da Mariana Gate e Iperomalle. Adesso non ricordo tanto bene, dottore. Non ricordo tanto bene. E allora lei l'8 ottobre del 2013 dice questo: mi dissero che due tranche di 500 milioni di lire l'una, quindi sarebbe un miliardo, per il tramite di Agate Mariano erano state messe a disposizione degli amici calabresi che avrebbero aggiustato un processo che io dedussi essere uno dei filoni di Golden Market. No, il processo, sì, ora sì, precisamente, ma il processo non era, praticamente era una costola di quello che era il Golden Market. Mi sembra che il processo era Agate più 56, siccome l'hanno spezzettato il Golden Market, c'era un filone che il processo, potete ben constatare, chiamasi Mariana Agate più 58 o 56, una cosa ho del capito. Genere. Quindi una costola. Quindi una costola di Golden Market, o comunque, diciamo, uno dei filoni di quel procedimento. Sì, sì. Lei ha appena detto che Agate aveva rapporti con i Piromalli. Sì, sì. Questo come lo sa? Lo so perché un po' parlando lì, che noi diciamo un po' dei traffici, questi calabresi all'epoca non erano tanto evolute, tant'è che diciamo che Mariana Gate rivendicava la paternità che a questi l'avevamo un po' istruito noi. Quindi aveva dei rapporti lui con questi calabresi a cui addirittura aveva fatto da istruttore.
Sì, esatto. Ad esempio, Pino Savoca nella questione delle sigarette all'epoca l'avevano un po', stavano istruendo loro a questi calabresi per farlo uscire di quello che sia la questione dei sequestri. E ricorda esattamente che il riferimento, quando si parlava di calabrese, di calabresi, era fatto ai piromalli? Il riferimento, il nostro diciamo punto di riferimento, per quello che so, erano i piromalli. Prima il vecchio piromalli, e poi successivamente con la sua discendenza, anche il rapporto profondo è anche qualcosa con Mommo Molè. Quindi Molè Piromalli, le ricorda? Sì, sì. Mommo Molè, che era detenuto con voi? Sì, attualmente andava a passeggio Mommo Molè, Giacchino Cillar e Mariana Gatti. E che cosa ha potuto constatare lei a questo punto? Le avevano detto che i rapporti erano con Mommo Molè e i Piromalli, e che Mariano Gate aveva una relazione privilegiata con loro, ma a questo punto, essendo detenuto lì, lei avrà constatato qualcosa, ritengo. Sì, no, quando vedete, cosa che ho girato tante carceri, ma tra calabrese e palermitane, in particolare siciliane, per quello che sia giapanese e zone limitrofe, diciamo c'è un rapporto ma molto profondo, nel senso di una semplice amicizia. Quindi quando ti estendi o parli con un calabrese di quella fascia, c'è un rapporto molto amichevole, molto stretto. Quindi lei constatò questo rapporto molto stretto tra Mommo Molè e Mariano Gate nella comune detenzione a Tolmezzo? Sì, un rapporto molto stretto. Tanto quando l'ho incontrato lì ad Ascoli Piceno, legava molto stretto anche con pochissime calabresi, che ad esempio Franco Trovato, Pasquale Tegano, no, adesso non mi ricordo. Comunque ha avuto sempre questo rapporto molto profondo con i calabresi. Quindi stiamo parlando di Mariano Agate anche ad Ascoli Piceno, sostanzialmente. Sì, esatto. Lei è stato detenuto quindi ad Ascoli Piceno sempre insieme a Mariano Agate? Sì. In che periodo, se lo ricorda? Dopo il 90, dopo il 90, no, 2004-2005 mi sembra. E lei dice che ad Ascoli Piceno erano detenuti anche Pasquale Tegano e Franco Cocotrovato. Sì. È così? Sì, però non era quel rapporto, diciamo che per quello che ho avuto modo di percepire con Mommo Molè, era più profondo rispetto, ma quello non era anche di meno, questo con questi calabresi. Quindi anche con questi calabresi aveva rapporti Mariano Agate? Sì. Si ricorda come lo chiamassero? A chi, mi scusi? I calabresi come chiamassero, se lo chiamavano in qualche modo, Mariano Agate? Diciamo che lo chiamavamo tutti su Mariano. Su Mariano. Si ricorda se ad Ascoli Piceno fosse detenuto anche un Arena? Sì, Arena, mi sembra che siano due Arena. Uno è il vecchio, nel senso di età molto avanzata, che si trovava al primo piano, sì. Anche Arena aveva un rapporto con Mariano Agate? Anche questi Arena? Sì, perché l'ho detto poc'anzi, avevano un rapporto reciproco, non da semplici co-detenute. Quindi quando c'è un affetto così profondo, perché tu anche, si cerca lì un po' di fare distinzione tra le persone per bene, le persone affidabili e le persone poco affidabili, oppure persone che hanno una discendenza e hanno dei riferimenti così fuori. Senta, lei prima faceva riferimento a Mariano Agate come un soggetto
inserito anche in ambito massonico, giusto? Sì, sì, sì. Come lo sa? Questo, trovandomi lì nel Trapanese latitante, un certo Mariano Asaro mi diceva che ci siano delle possibilità di proseguire dei contatti con quelli che siano la massoneria. Siccome queste cose non le poteva dire a me, perché le doveva dire a Matteo Messina Denaro, quindi parlando di Mariano Agate, perché io conoscevo Mariano Agate ma non l'avevo mai visto fuori, quindi conosco della presenza e della portata di Mariano Agate in carcere. E quindi che cosa le disse Asaro? Cosa le spiegò? Mi spiegò che c'era quella vena così chiamata di Mariano Agate, che è quello che riguardava la massoneria, praticamente qualche cosa che era lasciata in sospeso. Lei ha avuto mai modo di constatare, di verificare personalmente se Agate fosse davvero massone, se ne derivassero dei vantaggi, se le relazioni che lui aveva erano relazioni di più alto livello? Questo di un carisma particolare, questo no, l'ho detto che parlando di Mariano Agate c'era una questione paragonabile a quello che sia la personalità Totò Riina per quello che rappresentava per me e per noi palermitani. Quindi un soggetto, diciamo, con un ruolo di altissimo profilo, dice lei? Sì. Il ruolo di Mariano Agate in relazione all'Andrangheta che ci ha raccontato poco fa lo rivestiva anche qualcun altro, o lui aveva, diciamo, un ruolo esclusivo in questi rapporti? Diciamo che era lui il canale principale di quello. Gli racconto un particolare perché se vi sarà anche modo di riscontro, perché vi viene facile riscontrarlo. Prego. Ad esempio lì ad Ascoli Piceno i colloqui, no? Si facevano in comunità, nel senso sempre con il vetro, però si facevano più 3, 4, 5 persone tutti in una sala, no? Sì. I familiari dall'altro lato dietro lo specchio e detenuti da quest'altro lato. Quindi un po' si concordavano i familiari per farli incontrare e molto spesso Mariano Agate, perché li sentivi, concordavano i colloqui per fare presentare i familiari con i familiari. Non so se sono stato chiaro. Sì, è chiaro. Senta Spatuzza. Questo però nel prego. Carcere di Ascoli Piceno. Io vorrei tornare un attimo a quel discorso del processo da aggiustare e soprattutto vorrei che lei a questo punto, visto che ci siamo soffermati e ha ricordato questa circostanza, se ce ne sono, ci fornisse ulteriori particolari a sua conoscenza. Nella parte che io le ho letto del verbale precedente, lei fa riferimento proprio al ruolo dei calabresi. Si ricorda altro su questo? No, l'unico particolare è quello che io posso, però le collegate ai calabresi, no, quello del market, che poi nell'ultima udienza un po' io ho buttato tutto, dietro indicazione di Giuseppe Graviano, io ho buttato un processo a terra perché ho recusato il presidente. Che indicazioni le diede Giuseppe Graviano? Di recusare il presidente dell'ultima udienza. Quindi a quel punto io cosa che lei fece? Sono stato stracciato. La corte da lì a qualche giorno si è riunita in camera di consiglio, ha condannato tutti, quindi a me inizia il processo del Golden Market.
Sì. Processo che io non so come sono stato assolto di tutti gli omicidi. La cosa, cosa succede? Che quando arriva in Cassazione, sono, forse questo è il processo che si parlava di Maria Nagata, perché sì. Cosa avviene? Quando il processo di cui sono stati condannati tutti all'ergastolo, con le dichiarazioni di Giovanni Drago, arriva in Cassazione, successivamente arriva la mia sentenza di assoluzione. Quindi arriva questa sentenza di assoluzione in Cassazione e la Cassazione annulla le condanne all'ergastolo. Quindi il processo da rifare, poi non so come andò a finire questo processo, ma so che parecchie ergastole sono state poi. Non so, è un'anomalia, perché se sta gestendo Giuseppe Graviano, che mi dice all'ultima udienza di recusare il giudice, a me mi inizia un nuovo processo e poi io sarò assolto, e poi questo processo mio viene utilizzato per andare a buttare a terra un processo di Cassazione, la vedo come un'anomalia, una cosa strana. Ma voglio dire, era sempre lo stesso processo in cui le fecero riferimento alle due tranche da 500 milioni al ruolo di Mariano Gate, è sempre quello? Sì, perché il processo questo era, Mariano Gate era una costola del Golden Market, che era un processone da 150, adesso non mi ricordo quanto imputate, perché all'inizio mi sembra che si chiamava Luigi Abate più e quant'altro, poi hanno fatto due filone, e io non sono andato a processo con Mariano Gate, allora gli hanno fatto un processo tutto a parte. Senta, lei sempre l'8 ottobre 2013 a un certo punto dichiara: in particolare si trattava di aggiustare questo processo in Cassazione e Giuseppe Graviano mi spiegò che gli amici calabresi, in particolare il riferimento era la cosca Molepi Romalli, si sarebbero mossi su richiesta di Mariano Agate. Sto leggendo dal verbale di interrogatorio. Sì. Ora che le ho fatto però riferimento a questi contenuti, lei riesce ad essere più chiaro? Io l'unica cosa che posso dire oggi è che la circostanza c'è delle due tranche di 500 milioni, che è un processo è stato, andò a buon fine, di cui ci sono gli atti che parlano e non sono io a dirlo, si può dimostrare. Che Graviano, che io in quella dichiarazione che è stata letta poc'anzi da lei, certo che la confermo. Quindi le risultavano questi rapporti, per come ci ha già spiegato, sì, stamattina? Da stamattina che cerco di dirlo, lo cerco di dire. Senta, lei è in grado di dirmi se un incarico di questo tipo, quindi in relazione ad un processo da aggiustare, sia stato affidato anche a Fabio Tranchina? Mi aspetti un attimo. No, ma adesso no, non ho nessun ricordo. Non ha nessun ricordo. Quindi lei con Tranchina di processi da aggiustare non ha parlato mai? No, mai. No, ma credo di no. Credo, poi darsi che la mente... Quindi crede di non averci parlato mai? La mente me gioca a brutte scherze, visto l'orario un po' tardino. No, ma se è stanco ce lo dica. No, proseguiamo perché... Proseguiamo, prego. Bene. Le chiedo ancora un'altra cosa. Lei prima parlava di Iano Lombardo. Così? Sì. Ci dice meglio chi è Iano Lombardo e soprattutto ci dica se Iano Lombardo aveva rapporti con il dottore Pennino. Gioacchino. E allora, Iano Lombardo, detto Iano perché si chiamava Sebastiano,
diciamo che era appartenente alla famiglia di Corso De Mille e Roccella. Sì. Dopo la guerra di mafia ci sono stati gli assestamenti, diciamo in un certo qual modo faceva riferimento a Filippo Graviano. Sì. Quindi persona vicinissima alla famiglia, di cui io avevo anche una bellissima amicizia con diceva il rapporto tra Iano Lombardo e Gioacchino Pennino. Che cosa avviene? Avviene che lì ci lavorava una nipote mia, la figlia di mia sorella. Da chi? Quindi questa come? Da chi lavorava? Da Gioacchino Pennino, il sì. Medico aveva uno studio di analisi cliniche in via Roma. Sì. Aveva licenziato mia nipote. A quel punto io estendai la cosa, il risentimento a Filippo Graviano. Sì. Filippo Graviano mi disse di andare a cercare a Iano Sebastiano Lombardo e riferire il fatto. Quindi sono andato io da Iano Lombardo e gli ho raccontato quello che avevo detto a Filippo Graviano. Quindi la cosa mi disse che mi dava la risposta. Adesso non mi ricordo se la risposta me l'ha dato lui o me l'ha data Filippo Graviano. Comunque il Pennino rimaneva fermo nel punto che mia nipote non potesse più lavorare lì. Quindi colloco l'amicizia tra Pennino e Iano Lombardo in virtù di questo episodio, ma tra l'altro sapevo che Pennino era amico della famiglia di Brancaccia. Quindi De Graviano. Sì, esatto. Lei ha avuto mai contatto? Tant'è che, mi scusi, tant'è che quando il Pennino, mi sembra che sia stato inserito nel provvedimento questo Golden Market, che siamo stati tutti latitanti, tutto il novettorio mi riferiva che c'era la possibilità di sfruttare la vena del dottor Pennino, di cui aveva delle situazioni bellissime in Slovenia, Slovacchia, adesso non so, comunque nei Balcani aveva creato delle bellissime situazioni dove noi potevamo un po' contare per trascorrere la latitanza. Dico, lei ha avuto poi modo di incontrarlo Pennino in qualche occasione, di parlarci? No, ma credo di no. Quindi l'unico episodio che le ricorda è questo? Sì, adesso questo. Senta, lei ha fatto riferimento anche ad un rapporto tra Pasquale Tegano e Mariano Agate. No? Sì, prego. Mi sente? Sì. No, tra l'altro l'episodio di cui della presentazione tra familiare avvenne in una circostanza che io tra i familiari di Mariano Agate e i familiari di Pasquale Tegano. Lei poi ha approfondito chi fosse Pasquale Tegano, chi fossero Franco Cocotrovato, questi soggetti di cui ci ha parlato oggi? Sì, persone rispettabilissime, perché sa, i calabresi ce n'erano tante là, però con questi c'era un'altra tipologia di approccio, nel senso del rapporto di amicizia. E questo vorrei che lei spiegasse, quindi non erano gli unici calabresi detenuti con voi? No, lo stesso tanto siciliano, però ma ci sono dei rapporti che sono consolidati nel tempo, sono più rispettosi rispetto a una semplice amicizia. Quindi si conoscevano da tempo, questo lei sta dicendo? Sì, perché l'amicizia profonda, anche già l'altro andavano anche a passeggio, erano inseriti nello stesso gruppo di passeggio. Quindi quando lei parla del nostro schieramento, come diceva prima,
nel vostro schieramento inserisce questi soggetti che lei considera amici? Sì, perché veda, si rapporti con le persone dello, in, quella, in quel contesto, ma anche fuori, si rapporti con le persone di pari pari con quelle che possono essere, o magari se è un po' superiore hai una forma di rispetto un po' più, più particolare. Quindi mica di relazione con tutte, di relazione con quelli, e approfondisci un'amicizia più, più profonda con le persone di cui tu c'hai una grandissima stima e c'è una conoscenza diretta. Lei l'8 ottobre 2013 utilizza questa espressione per spiegare i rapporti di questi calabresi con Mariano Agate. Dice: questi calabresi avevano una venerazione per Mariano Agate. Sì, sì, l'ho detto in un'altra espressione, però la forma di reverenza totale è questa, cioè una venerazione perché Mariano su Mariano, diciamo che esaltavano quello che era effettivamente il suo carisma. E tra questi calabresi lei ci ha detto prima che quello più legato era Girolamo Molè. Prego? Tra questi calabresi lei ci ha detto prima che quello più legato a Mariano Agate era Girolamo Molè. Sì, diciamo che sì, questo lì a tolmezzo, però questa cosa. Sì, a tolmezzo. Questo sì, tipo sì. Di affermazione, questa conclusione, lei da che cosa la trae? Ma di come ne parlava soprattutto Mariano Agate, ma ad esempio lo chiamava con un verseggiativo a me, Mommiciedo, cioè no. Mommiciedo. Mommino sarebbe. Sì. Domenico Girolamo, lui li chiamava Mommiciedo, cioè per una personalità di quello che rappresenta Mommo Molè. Mariano Agate permettesse di chiamare, mica è una parola offensiva, però è un diminutivo di quello che sia la personalità. Va bene. Va bene, la ringrazio Spatuzza. Poi mi riservo delle domande in sede di chiusura dell'esame. Grazie sempre a voi.